Ok, vediamo se ci capisco qualcosa, intanto non ci capisco niente. Allora, DOCaEn2, leggere e comprendere, ho visto che faccio fatica, quindi boh, lo facciamo tutti insieme, lo hacker, che bontà, cioè insieme, lo faccio da solo, così mi accorgo se sbaglio, perché me lo riguardo e vedo se sbaglio qualcosa e tento di capire perché sbaglio. Comunque più le volte lo faccio e faccio sempre gli stessi errori, quindi non capisco. Non so se mi si sente, però vabbè, lo scopriremo. Allora, corso are, che sarebbe corressore, are, lo scriviamo così, non capiamo. Corressore, are, vediamo cosa c'è scritto, Shijigono Zengo ni Kotae Gasu no Mamarubai. Ah no, questa è un'altra roba, sto già leggendo sotto. De Arawase Teiru Mono wa Nani ka Kangaeru. Pensiamo che cosa. Allora, pensiamo. Cosa sarebbe, cosa indica? Cosa indica? Professore Are, ok. Ah, vai, qua ti dice già la risposta. Pattern 1. Io naturalmente non l'ho letto, quindi. Allora, la risposta è subito prima, praticamente risposta. Risposta. Subito prima, e praticamente te lo dice prima. Allora, vediamo. Scriviamo tutta sta roba. Allora, devo leggere. Tsugi no bunshō yonde, Ato no toi ni, Tai suru kotae toshite, Motomo tekitona mono o ichikara yo. Vabbè, da 1 a 4 scegliene uno. Ok. Allora, Fuyu. Intanto scriviamo tutta la pappardella. Fuyu no Yoru. Non so scrivere. È dalla vita che lo scrivo. Fuyu no Yoru wa Itsumo, la notte d'inverno, sempre. Pochetto alla tasca. Pochetto ni te o Tsukonde. Potrebbe essere Tsukonde. Ho sempre le mani in tasca. Ana, non è questo, ma è questo. Ana o Akaku, il naso rosso. Akaku Shinagara, mentre ho il naso rosso. Musukashi, è difficile. Musukashi. Musukashi koto wo. Ippai anashite, parliamo di cose, tante cose difficili. Anaste, aruite, aruite, mentre camminano, aruite, iru, kigasuro. Parliamo sempre, cioè camminiamo sempre parlando, ho la sensazione che camminiamo parlando sempre di cose difficili. Kigasuro. Punto. Poi shikashi, che è ma, shikashi. Shikashi, ammari, non tanto, ammari. Samu sugiru, fa troppo freddo. Samu sugiru, fa troppo freddo. Questo non lo so come si dice. Omou, lo scrivo così, però cerco omou e kangaeru, pensare. Kangaeru, potrebbe essere pensare. Vediamo come si legge. Cioè, lo so scrivere, ma non so come si legge. Ga dovrebbe essere teishi. Ok, teishi shi. Virgola, questo cerco un secondo. Se kanji di soma, non mi ricordo come si legge così. Iniziamo già bene. Allora, shiko. Considerare, pensare, shiko. Già trovare una parola che non mi ricordo. Bene. Te shi shi, smetto, fa troppo freddo e smetto di pensare, praticamente sarebbe. Tada, iroi concreto no iroba de. Soltanto tada,
Non so perché c'è uno zoo piccolo, però c'è. Facciamo così. Come si fa lo zoo piccolo? Allora, facciamo così. Varo. Tada. Eroi largo. Eroi. Concrito e cemento. Concurito. Concurito. No, i roba de. Roba de soltanto nella piazza di larga di cemento Koroskika ha intenzione di uccidermi Nande Ghiaghia perché Nande Ghiaghia, ecco la grande, lo scrivo senza. Ghiaghia, Sawagi Nagara, coibito, è fidanzato, coibito, To Ashiri, sempre con l'H magari, Ashiri, Mawat. Ita Kyoku ricordo Kyoku non mi ricordo mai se ok senza l'H Kyoku Gare mi ricordo sempre che non so per quale motivo correvo in giro facendo casino col fidanzato o fidanzata appunto poi io Dokoka da qualche parte Dokoka Atatakai, che è questo, sì. Atatakai basso, posto caldo. Basso. Ni, non vedo un cacchio. Inan è trasferirci in un posto caldo. Inan è evacuare. Inan è evacuare, però in questo caso sarà trasferirci. Stari. Sezu, senza trasferirci. Sezu, quindi non l'hanno fatto. Stari, Sezu. Ni watashi tachi, noi watashi tachi, watashi tachi wa tada soltanto, qua non ci starò mai, quindi facciamo così, watashi tachi wa, tada è ancora ashiri, ma watte ite, continuiamo a correre in giro. Sorega Totemo era molto divertente. Totemo Tanoshikata. Tanoshikata. Ok. Point. Allora, uno. Core. Nanio Sashite Iruka. Che cosa, Core? Cosa sta a indicare? Cosa sta a indicare? Allora, risposta. Corre dov'è? Prima di tutto. Tutto non c'è. Dov'è? Corre prima di Nanda. L'ho scritto? Non l'ho scritto. Ecco perché non c'è. Concreto, io lo vedo, Nanda Koreva. Ah no, non l'ho scritto, esatto. Nanda Koreva. Cos'è questo? Intenzione di uccidermi. Ok, già il primo pezzo l'avevo saltato, ottimo. E come faccio? Vai, non è un errore, è la domanda questa qua. E quell'altro è Sore, quindi qui dobbiamo capire Core a cosa, cioè, cosa intende, Sore cosa intende. Uno, concrito noi roba, concurito noi roba, scrivo tutto, mi scrivo anche di fianco le risposte perché, visto che sbaglio sempre, la musugiru, perché voglio capire perché sbaglio, giota in situazione troppo freddo, tre, pochetto, ni, irettate, le mani messe nella tasca, irettate, non penso proprio, 4,
Akaku Natte Ruana, il naso è diventato rosso. Akaku Natte Ruana, il naso è diventato rosso, e penso proprio che non sia questo. Ok, cosa sta a indicare Kore? Quindi rileggiamo. Kashima Marina, faceva troppo freddo, ho smesso di pensare. Tada e Hiroi con Crito, noi roba de, solamente nel, dove c'era un grande spiazzale di cemento. Che cos'è questo? Ha intenzione di uccidermi. Penso che parla del freddo. L'unica cosa che mi viene in mente è quello. Samusugiro. Perché faceva troppo freddo. Però qua dice, la risposta è subito prima. Ti viene da dire questo? Se stai a guardare quello che c'è scritto qua. Per me la risposta è questa. Poi vediamo se è giusto o no. Poi, invece, Soreva... Sore, stessa cosa, che cosa sta a indicare? Lo copio perché non c'ho voglia di scriverlo due volte. Sore è qua. Sore gatto temuta una scicata. In teoria questo qua è correre in giro, e continuavamo a correre in giro senza un motivo. Cioè, senza andare a cercare un posto caldo, continuava, cioè, per scaldarsi correvano in giro praticamente. Uno. Coibito è fidanzato, fidanzata, to Muzukashi, Koto, o Anasu Koto, parlando di cose difficili con il fidanzato. Lo fanno, ma non è la risposta giusta. Coibito to Ashirima Waru Koto, dovrebbe essere questo, coibito to Ashiri Mawaru. Poi coibito no, ho sbagliato, to atatakai tokoro o basho, era basho ni ikukoto, andare in un posto caldo con il fidanzato, no, perché c'è scritto che non l'hanno fatto, ikukoto. 4, coibito, hai rotto le balle, coibito, to, monk, ti lamenti con il fidanzato, o yuko to, ti stai lamentando col fidanzato, no, dovrebbe essere questa. Ok, sore, cuore, okay. E adesso andiamo a vedere se è giusto o no. Ah no, te lo spiega lui se è giusto o no. Allora, qua c'è scritto, allora, in questo tipo di, si capisce da quello che c'è scritto prima, cioè se leggi in sequenza, leggendo in sequenza, si capisce da cosa accade subito prima. In teoria, questo lui c'è scritto così, poi o no. Koroski ka, che era quello che ho scritto io prima, 1. Koroski ka, intenzione di uccidermi. To io, ah no, qua ti sta spiegando, o no? Ah, Koroski ka, to, ha intenzione di uccidermi, vabbè. Koreo, mai no, bubunni, chumoku, solo devi stare attento a quello che è successo prima, e quindi la risposta è la 2. Ah, per il freddo. Boh, c'è scritto 1 Korosuki ka, ha intenzione di uccidermi, cioè, non è che è arrabbiato, però. Però prima di Koreoa c'era scritto Koroski ka, c'era scritto la parte del concreto, però lui intende questo qua. Boh, non capisco. Comunque era giusta.
Anassi non ha Carasso, Oreo, cioè, prima di, vabbè, la risposta 2 invece dice che prima di Sore c'è scritto noi abbiamo, correvamo in giro, e quindi la risposta è questa. Ah, perché c'è scritto Koroskika, quindi ha intenzione di uccidermi dal freddo. E poi invece la 2, subito prima di Sore, cioè corriamo in giro come dei deficienti. Due, subito prima di Sore. Ho scritto così, copia e incolla. Ok, niente, non so se sentite. Non ci sento, intendo. Stanno pulendo la strada, naturalmente adesso. Allora, adesso c'è un esercizio che invece me lo devo fare per i fatti miei e le risposte sono dietro. Allora, tenendo conto di quello che ci ha spiegato adesso. Omoi, Kaeseba. Allora, Omoi. Questo come? Ah, Yatemio. Proviamo a farlo. Yatemio. Yatte mio, proviamo a farlo. 1. Allora, omoi kaisu kaiseba, se ci ripenso dovrebbe essere junen, junen 10 anni, junen do, perché junen odo più o meno 10 anni fa, ma è questo dovrebbe essere, se non dico una stronzata, Kimu, sì, Kimu, Kimu Steita Bio Inde, nell'ospedale dove lavoravo 10 anni fa, Bio Inde, questa sicuramente è una parola che non conosco, Ikkyoku Sha, infatti sotto c'è la didascalia, ce la so scrivere, ma significa Ikkyoku Sha, non c'è, Ikkyoku Sha Kara, Ira no Isha, anche questa sicuramente è un'altra spiegazione, Ira no Isha, che non lo so, un dottore, boh. Ah, Ira viene fuori quello di metà, quindi significa metà. Però qua sotto c'è la descrizione, sono cose che devi imparare. Dopo lo scriviamo, quindi Ira no Isha e poi abbiamo, ah no, la prima è Ira no Isha, ok. Ira no Isha ni... Kokaku, anche questo c'è la spiegazione sotto. Kai Shanado, Shojiki Nakade, Chihi Ga Sagare Rukoto. Ok, gli hanno abbassato la posizione. Kokaku. Kokaku Ninata Koto Ga Atta. Quindi l'hanno passato da dottore finale, cioè da dottore finito a mezzo dottore. Vediamo cosa significa. Non esce. Ottimo. Top. Ufficio. Dottore, ok, ufficio del dottore. Kara a Ira no Isha. Ira c'è scritto metà. C'è Shikinakade Tokoni Yaku no Nai Nibun. Ok. Questo qua me lo devo segnare, che si dice Kokaku. Che non lo so. Cioè sarebbe, è quello di Yoshiru e Shikaku. Però vai, tanto questo sotto, già devo scrivere la spiegazione, quindi non lo scrivo adesso. Allora, tararit e tarara, dove cacchio sono finito? Tokuni specialmente, perché non so, perché non me lo scrive col kanji, però vabbè.
Tokuni. Tokuni Ochi doga atta wake demo nakatta no de? Do de mo wa na katta no de? E vabbè. Cazzo me l'ha scritto? Ochi de made. No, ochi. Che cazzo ho scritto? Ochi. Ochi ga atta wake demo nakatta no de? Dove cacchio sto leggendo? Dorio, il superiore, Dorio, cioè il superiore, quello con cui lavori, no, Nakani, in mezzo, no, Nakani va. Dovrebbe essere Keisha, Keisha. Keisha ni Kogi. Kogi Subeki. Bekida. Però me devo mettere tra virgolette. Io non so dove sono le virgolette. Bekida è tutto tra virgolette praticamente. Allora anche questo devo metterlo tra virgolette. Ciao, cosa ho fatto? Mi è incollato qualcosa. Ta, ta, ta e ta e di ta. Tururu e tururu. Ok. Poi. È tutto tra virgolette, non si capisce niente così però. Allora, sonna. Son Atsukai, Atsukai o Ukete, Ukete Made, Tsutome, Tsutome, Tsuzukeru, continuare a lavorare, Tsuzukeru, Koto, Wa, Naino de Wa, Nado, To, questo qua è Jogen o Shogen, vediamo prima Jogen Jogen ste kureru ito mo itaga ma watashi toshite wa nanika action o okosuki mo narezu. Watashi to shite wa quel che mi riguarda nanika action non ha fatto nulla praticamente. Akushon daimao action o Okosu, però figa non ci sto. Okosu, Kimon, Narezu, senza voler fare, non voler far nulla praticamente. Narezu, sono mama in quel modo. Sono mama. Sono mama Kimo Tsuzuketa, ho continuato a lavorare così come un coglione. Kimo Tsuzuketa. È quello che succede in tutte le aziende. Manca la U. Kimo Tsuzuketa, punto. Kokaku ni Natemo, anche se mi hanno abbassato di livello, Kokaku ni Natemo. Pandai, che è il cibo, cioè il costo per il pane, che sarebbe per mangiare, pandai. Costo del pane, toste wa. Jubun è abbastanza, jubun. Jubun na kingaku, è un ammontare che basta. Ga eshi ara, ara wa. Ara
riesco a scritto. Avere Araoa rete Itano de figa, non ci starò mai. Ci sto. Non ci stessi. Vabbè, togliamo sti virgolette. Mi basta per pagare il pane e sore igio, cioè gli basta per mangiare, sore igio, ai sareru noni, nosomo è desiderare, che però non si scrive così, nosomu koto wa nakatta, non desideravo altro, nakatta no da. Perché non desideravo altro, basta pagare la pagnotta. Allora, sicuramente vorrà sapere questo sore che cacchio significa. Allora, abbiamo uno che è Ira che significa metà. Allora, uno, Ira, questo Ira qua significa metà. Dove cacchio è? Vabbè, lo scriviamo. Ira uguale metà. Ma infatti se scrivete Ira e schiacciate il kanji vi esce metà. Poi 2, Kokaku, lo scriviamo qua. Abbassare. O perdere. Non riesco a scrivere il mio. Come cacchio si faceva? Appunto. Niente, non riesco a scrivere più o meno. Abbassare di livello. Poi, 3. Non so le risposte, sono le parole che ho messo qua dentro speciale, diciamo. Le segniamo. Cioè non è che non le so, non c'erano. Cioè non è questo, uno. Sono così. 2 e poi l'altra è Ocido. Ocido, ma non c'è un do. Ocido Gaatta. Ocido Chui ga Fusoku stari Manuketari iste Okita Shippai. Sbagliare. Perché non mi scrive in minuscolo? Mi sta dando fastidio. Così? Ok. Sbagliare per poca voglia di lavorare, dovrebbe essere così. 4 action, vabbè, sono inglese, ce lo traduce perché azione. Vabbè, lo scriviamo. Action. Ociodoba, queste diciamo sono le parole speciali all'interno del dialogo che bisogna capire, però action per una cavolata. Allora, la domanda è sore per cosa sta questo soreigio? Non volevo più di quello. Che chiocco in atte, la risposta 1. Cosa indica? Indica allora questo sore qua che cosa in teoria pandai ni ste wa jubun gingaku o questo è sbagliato l'ho scritto ma è sbagliato e shi arau areru shi arau non esce con l'h e si è con l'h Shiara, bene, Shiara, dove cacchio è? Shiara wa rete itano, ecco non ci sto lo stesso, vabbè. Shiara wa rete itano de
In teoria, per come ci ha spiegato Soreigio, è più di questa cosa qua. Questa è la, diciamo, la frase importante. Non si può sottolineare? No. Come cacchio si faceva? Vabbè, mettiamo il rosso. In teoria questa è la parte che ci interessa della risposta. Allora, uno, almeno per come l'ha spiegato, adesso vediamo se è giusto. Ikkyoku Sho, come capo del reparto dei medici, Ikkyoku, cioè dell'ufficio, come cazzo si chiama, Sho, non mi esce più. Sho, mi sa che era, no, Cho, che cazzo sto dicendo, Cho. Da Cho, sì, è Cho. Ninatte. Curio, sono diventato il capo dell'ufficio dei dottori, mi hanno alzato lo stipendio, direi di no. Agaru Koto, questa è sicuramente quella sbagliata. Oh. Due, Keisha è l'amministratore, Keisha. Keisha, che cazzo sto dicendo? Keisha Niko Kokaku o Kogi Surukoto. Cioè, gli è stato detto dall'amministratore che gli abbassavano il livello. Tre. Sono mama in quel modo, sono mama Kim o Suzuketa Koto, ho continuato a lavorare in quel modo Suzuketa Koto. 4 Seikatsu vivere ni Jubun Nakyurio, è uno stipendio che basta per vivere. Questa è quella, dovrebbe essere quella risposta. Kyurio mo o morau. Prendere morau. Morau koto. Per me la risposta giusta è questa. Poi vediamo se è giusto. Perché dice. Mi basta per pagare il pane, per mangiare. E la risposta è a pagina 76. La pagina 76 è qua. Yate mio sekai 4 e dice, scrive proprio perché nella frase prima c'è scritto mi basta per pagare il pane, devi scegliere la frase che ha lo stesso contenuto, che è questa qua. Quindi la 4 è giusta, stranamente. 4 è giusta. Poi andiamo avanti. E facciamo Patan 2, questa è un'altra spiegazione. Patan 2. E dai. Kotai sono mama bunshoni awarete inai baiwai. La risposta non è presente dentro quello che c'è scritto, che è quello che a me tira scemo, perché mi dici delle robe che poi non sono dentro le cose. La risposta non c'è. I cosi non mi ricordo dove sono. Non è presente nell'articolo. Uè, quindi. Si sente questo qua che sta segando le piante, che mi sta tirando pazzo. La risposta non è. Allora, Korekara, da ora in avanti, Korekara. No, silenzio tombale. Bene.
E ieri ho fatto un po'. Vedi, tipo adesso mi va al massimo il microfono, mi arriva sull'attacca rosso, lo devo abbassare. Ogni tanto mi arriva sull'attacca rosso, ogni tanto no. Non riesco a capire perché fa così. È troppo basso, boh. Non riesco a regolare il microfono, non so perché. Vabbè. Comunque Marco ti ha buttato via solo la scatola sopra perché era troppo grande, perché non ci sta neanche nella valigia non volendo, però te l'ha mandato protetto bene, solo che è bello morbidone, ha detto, quindi cuore cara, d'ora in avanti. Sei molto vicino. In che senso sembra? Ah sì, adesso si sono vicino al microfono, ma sì, l'importante è che si sente bene, perché io vedo gli altri che hanno il mio microfono che l'audio si sente molto più alto del mio. Ieri ho provato a mettere equalizzatori, robe varie, ma faceva solo casino, boh, non riesco a capire perché. Sì, mille de nada, abbasso un po' il gain, vediamo. Sì, abbasso il gain. Allora core cara, no, Say Shine, no, Say Shine, Say Shine dovrebbe essere il, quello che lavora, si chiama indeterminato, ok, grazie. Ma quando gioco non si sente niente, anche l'altro giorno ho fatto un gioco, poi l'ho risentito, nella mia voce non sentiva neanche, boh. Toste, no, questo non lo so, però me l'ha segnato perché non, è normale che non lo so. Issu, com'è che si legge? Issu? 22 settembre Final Decision. Ottimo. Issu. Come cacchio si scrive? Non esce. Ah, Issu. Questa roba qua non la so perché non, me la spiega dopo il libro, questa parola qua. Infatti non la conosco. Issu, Joken. Joken, condizione. Joken. Non so scriverlo perché sono stronzo. Joken o, vabbè, intanto me lo segno, anche questo è tantechi, anche questa è una parola, me la deve spiegare, ni ieba, leadership, leadership sarebbe in inglese, detto malissimo, ga aru, to, you. Lo sto facendo in live perché quando lo faccio da solo e leggo sbaglio tutte le risposte, quindi ho detto boh, lo faccio in live così vedo che dov'è che sbaglio. Leadership, esatto. Leadership. Sono perso. Kotoga. Koto darò, non c'era nessun ga per quello, mi ero perso. Koto darò, punto. E dopo dobbiamo capire queste due parole, quindi me le segno, e me le spiega sotto dopo, poi lo rileggiamo. E praticamente qua dice che da il penso che dovrebbe essere che i poi è più carino quelli che lavorano indeterminato devono capire il valore della leadership. Beh sì, poi è più carino in compagnia, in che senso? No vabbè, quello sì, però tanto non c'è nessuno, ma non è quello il discorso, che almeno posso riguardare e capire dov'è che sbaglio, perché non capisco perché sbaglio, perché quando leggo capisco tutto però poi sbaglio le risposte, non so perché, cioè capisco sia tutto quello che c'è scritto che le risposte. Però poi il libro dice no, non è quella la risposta e ci rimango di merda. Allora mi sento un po' stupido, allora ho detto boh, lo faccio io tutto in live e vediamo. Così poi me lo riguardo e tento di capire dov'è che sbaglio. Allora, e poi comunque sono costretto a scrivere tutto parola per parola e non tenerlo solamente. Allora, qua il bello che ti l'ha già scritto. La risposta non è presente nel discorso, praticamente... leggo tutta una pappardella di roba che non c'entra un cacchio. Top. Allora, Shin New Shine De Attemo sarebbe i nuovi arrivati. Shin New Shine De Attemo, anche se sei l'ultimo arrivato, un nuovo arrivato. Shigoto, lavoro, ni oite.
riguardo al lavoro, Sekinin è responsabilità, che è la parola preferita dei giapponesi, o questo qua, e non mi ricordo mai come si pronuncia, che è Makeru Baro, scrivendo Makeru, però si pronuncia in un altro modo, e aggiungo la e adesso lo vado a cercare. Dovrebbe essere tipo Soi, provo a scriverlo, ma non me lo ricordo, sinceramente, infatti non ne so. Questo me lo devo, invece me lo devo scrivere perché non lo so. Cioè non lo so, non me lo ricordo, mi ricordo il kanji, ma non mi... Si pronuncia Ou. Ou. Assumere le proprie responsabilità. Ou. Kinin o Ou, quindi me lo scrivo qua. Ou. Questo qua invece me lo... però come faccio a distinguere questo che... Ah, perché di fianco ho scritto la il significato, se non capisco la differenza tra questo qua, che è quello che mi spiega il libro, e questo che non me lo ricordo io. Ok, poi io, cioè nel senso lo so, ma non mi ricordavo che si pronuncia o, mi ricordavo sou. E posso sospendere qualcuno a depoero? Poi io non mi ricordo di farlo, perché non, l'avevo messo per un ragazzo che mi fa, ma metti punti canale, fai qui, fai lì, poi è andato via. Vabbè. E non li ho mai usati, praticamente. Cos'è un pollo con la testa? Dove cacchio sono finito? Questo qua dovrebbe essere San... non è quello di Kaisha? Shanai Soto, Shanai, come si chiama? Shanai Gai, vediamo, Shanai Gai, sì, Shanai Gai, al di fuori dell'azienda, Noito, persona al di fuori dell'azienda, ni, questo qua è Ugo, Ugoku, Ugoi. Perché ce l'hai? Ah, Ugo, sarebbe Ugoku, Ugo Itemo. Minchia, mi scrive le frasi divise, se non si capisce. Ugo Itemo Rawa. Ah, Ugo Itemo Rawa na ke re ba naranai, ok. Perché devi muovere le persone al di fuori dell'azienda. Punto. Soko ga albaito tochi ga otenda. Quella è la differenza di un part-time. Soko ga, perché in Giappone hanno la fissa che i part-time non sono degni come quelli che lavorano full-time. Albaito tochi ga oten. Quello è il punto di differenza tra quelli che fanno il... part-time, che non hanno responsabilità, praticamente intende quello. Boh. Wakamono ni wa, ai giovani. Mazu, prima di tutto. Konoten è questo punto. Figa, però ogni volta scrive le frasi a metà. Secondo me, Konoten o... Wakara seru hitsuyo garu. Wakara seru hitsuyo. È necessario fargli capire questa cosa. Hitsuyo garu. E che in teoria potrei smettere di scrivere. Cioè qua c'è un'altra pappardella che praticamente non significa un cazzo, perché la domanda è già qui. Cioè la risposta è già qua. Però vabbè. Io sono part time 3 gigi a casa. Top, anch'io vorrei fare part time 3 giorni a casa, ma nessuno mi vuole bene. Sono vecchio e nessuno mi vuole prendere come part time. Allora. Tokoroga, comunque, Tokoroga. Moto. Jibun ni leadership garu. Leadership ga aru, io la leadership, to kanjite iru ito, kanjite iru ito, wa
Puoi fare capo a... No, ma no, non ci penso neanche. No, non voglio più rotture di coglioni. Kanji Teruto, Ito wa, Otondo. Otondo. Inai. No, io poi sono un livello 1. Guidare la macchina aziendale col telefono aziendale e fare cose che non si sa cosa e guadagnare soldoni. Sì, lo so, ma non voglio più lavorare per la moda. Tokoroga, Motomoto, Jibun Leadership, Garu, Tokanji Teito wa, Otondo, Inai. Qua facciamo così. Non ci sono, comunque non ci sono più le persone che sentono di avere, cioè di avere la leadership. Poi, come la va? Maste, sai chi no, Maste, supermercato. Soprattutto i giovani d'oggi, sai chi no, wakamono, wa, ito, ito no ue, ito, sopra le persone, ito no ue, oh, vabbè, ue, mi metto un altro kanji, ue. Ni tattari si sentono sopra gli altri, i giovani si sentono sopra gli altri. Tattari, questo sosen lo cerchiamo perché non c'è, cioè lo cerchiamo, è una parola nuova, sosen, lo mettiamo qua, sosen. E questo ti aggiunge sempre cose nuove, sosen ste ito, o ugokastari, ugokashitari, surukoto. Komanai dovrebbe essere Komanai. Rex. Aspetta, sono concentrato, adesso arrivo. Chi è? Wei Ive, konnichiwa sensei, mitemo ideska, mochirondes. Come la va? Bene. Sto tentando di capire perché non capisco. È concentrato. Sì, al limone. So senste ito ugo castari surukoto wo, mi sono perso. Questo qua dovrebbe essere komanai, però non mi esce. Komu, perché non mi esce? È il kanji di suki, vabbè, scrivo suki e poi controllo perché non mi esce. Komanai, punto, adesso cerchiamo perché non mi esce. Oh, dovrebbe essere no, dovrebbe essere Komu, ma non mi esce, il punto si è spostato. Komu, ma non esce. Ah, Konomu, perché sono stronzo, ho detto Komu, giusto, sbagliato, è Konomi. Komu, questo me lo segno che sono pirla. Konomu, ce lo so, questo qua è il kanji di Suki, era Konomu e ho detto Komu, vabbè. Allora, poi mettiamo più in là. Mi segno anche le cose che sbaglio, anche se questa la so, però me la sono persa per strada. Poi sono perso di nuovo. Ciao, devo mettere... Blanco 87. Allora, perché questo libro è quello che vi dicevo che sto facendo e continuo a sbagliare. Allora ho detto, lo scrivo così. Ciao, mi accorgo Ibe. Dove sbaglio, perché sto diventando pazzo. Cioè, nel senso, leggo, capisco, ma sbaglio, non capisco il perché. Infatti l'esercizio prima in teoria l'ho già fatto, per quello non me lo ricordo più o meno. Allora, Tokoroga, mi sono perso di nuovo. Ok. Oyoso leadership, e dai, questo leadership. Oyoso, che bello che poi ti scrivono un sacco di roba che non serve a niente. Infatti c'è scritto già in alto che la risposta non è scritta in quello che stiamo leggendo. Leadership o kanji... dal Giappone. No, il libro me l'ha portato Marco l'altra volta. Sì. Il libro è questo. Sì, è giapponese. Kanji. Solo che poi l'ho fatto leggere anche a dei giapponesi, anche loro fanno gli stessi errori che faccio io. In università. Sì, è il libro quello che si usa per dare l'esame di conoscenza del giapponese. Però mi dà fastidio che lo capisco, ma sbaglio. E non riesco a capire perché sbaglio. Cioè, nel senso, per me la risposta giusta è 3, invece loro dicono no, la risposta giusta è 2.
e non capisco perché. Cioè mi dice, praticamente c'è una risposta così così e una risposta giusta. Io scelgo sempre quella, cioè quella quasi giusta, diciamo. Che però per me sembra è giusta. Quindi, e quindi mi sento un po' stupido. Sassenai, questo qua è Seidai. Seidai è generazione, Seidai che non... Dai, neanche generazione so scrivere. Non mi esce Seidai. Yodai. Ho sempre letto sbagliato. Passo no. Dalla vittoria. No, sono un pazzo dalla pazzia. Però non mi esce, perché? Oh, figa. Lo scrivo separato. Io ho letto Seidai, magari non si legge Seidai. Forse perché la traduci pensi all'italiana. No, non penso proprio all'italiano, io non penso mai in italiano. Quando parlo in giapponese penso solo in giapponese. Perché giapponese ho detto Seidai invece Seidai. No, perché loro praticamente pensano in modo diverso. Dopo, vabbè, se troviamo qualcosa che sbaglio, vedrai, è più facile capire quello che ti sto dicendo. Cioè, tipo loro ti parlano, non lo so, come in un discorso della pizza tutto il tempo, no? E poi ti dicono, di che cosa stiamo parlando? E io ti dico, stiamo parlando... grazie, Coccobello. Stiamo parlando della pizza. E lui ti dice no, perché prima ha detto voglio andarmi a fare un giro, e la risposta è voglio andarmi a fare un giro. Io non riesco a capire queste cose qua. Che però è anche, come si chiama, Ryuzaki, che è venuto l'altro giorno, fa no, ma sono le domande che fanno normalmente nei test, sono così. Però non mi parlare un'ora di pizza se poi la risposta è un'altra roba. Come qua adesso stiamo parlando della leadership. Chi è Lello? Grazie del follow. Cioè, ho più follow di gente che c'è nella live, però. Beh, comunque questo qua sarebbe Seidai, ma si legge Seidai con un... Vai a fare un giro nell'Uno Pizzaiolo. Esatto. Sì, ma a me era per farti capire il discorso. Niente, andiamo avanti, se non finisco più. Ma che? Uè, Cocco. Nano de Aru. Sto tentando di fare... Ah, beh, che c'è scritto nel titolo. È leggere e comprendere i discorsi giapponesi. Stiamo tentando. No, De Aru, qua c'è un bel punto. Poi, andiamo avanti. Dewa, allora, o ma. Dewa. Eien è infinito, per sempre. Eieni, leadership, e dai, questo leadership. Ciao, sono il macellaio, non usi porci, Dewa. Bene. Occhio a non farti bannare, macellaio, fai il bravo. E Yenny, dove cacchio è? Il bello è che a me la live dice che siamo in due, ma siamo in quattro. Vabbè. Ok, faccio il bravo. Bravo, fai il ciao, bravo. Ciao Lello XD. E Yenny, dove cacchio sono finito? Lida è sempre leader, detto in modo orribile in giapponese. Lida ni narenai non diventeranno mai leaders. Kato yeba narenai ka to yeba. Però minchia, un kanji metto le sodemonai, non è così. Sodemonai non è così. Punto. Poi kotenteki ni Kotenteki, cioè, queste parole qua mi confondono, infatti ho sbagliato. Kotenteki, non mi esce. Non mi esce. Ah, già so esce. Kotenteki ni migakarete, questo qua. Migakarete, grazie Ivo. Migakarete, grazie per il follow. Gambatte, gambarimasu. Migakareru è quello di lavarsi i denti, che qua ha un altro significato. Migakarete iku karada. Perché? Okay. Kotenteki me lo cerco perché non mi ricordo cosa significa. Cioè è un avverbio, ma non mi ricordo cosa significa.
potentechi a posteriori. Miga carete i cu Canada. È una cosa che esce fuori dopo praticamente. Vabbè. Poi Tatoeba, per esempio, Sacca, cioè passano da leadership a parlare di pallone. Sacca Nihon Daio, il rappresentante del calcio giapponese. Daio, è scritto con l'H, ok, Daio, no captain, il capitano rappresentante del calcio giapponese. Kyaputen, non so scrivere Wakata, bravo. Kyaputen, non so scrivere Kyaputen, ah, perché dico pu e scrivo te. Kyaputen o Tsutomeru. Tsutomeru è lavorare o avere essere Hajimemashite. No, Hajimemashite, non Hajimaste. Hajimemashite. Baka, bravo. Ase, ah no, questo è il nome della persona. Ase, infatti dicevo che cacchio significa Ase. Asa, Asepe, come cacchio di nome è? Che cacchio di nome è? Asepe Makoto. Asebe. Sono un otaku. Makoto, questo è il nome del tipo che non so chi cazzo è. Makoto, era giusto. Makoto wa Lello Taku, bravo. Vedi che Yves ti ha scritto a Jimmy Master, giusto? Che piacere di conoscerti. Cosa stai guardando di anime, visto che sei un otaku? Makoto wa sono Koten. No, Kokei. Dovrebbe essere Kokei. No. Ti pareva che non esce? Allora così, Kokei neanche. Allora, questo qua è quello di... Ah no, Teikei dovrebbe essere. Figa, non mi esce. Lo spacco tutto. Kage Gurui, no, non lo conosco. Oh. Aspetta, mi esce la parola che dovrei sapere. Questo qua è quello di Jisho. Quindi Shotei. Aspetta, che sono... Sto tentando di... Non mi esce. Allora, variamo. Jisho, ok? Non è Jisho. Jisho, poi se non si scrive così, Jisho. Non è quello di Jisho. Okay, parla, aspetta, di giochi di azzardo. Kageguro. Quello mi interessa. Io guardavo... Com'è che si chiama? Quello col naso a punta. Com'è che si chiamava? Kaiji. Che anche quello parla di giochi d'azzardo. È quello della Bibbia. Com'è che si diceva Bibbia? Non mi viene in mente. A me sembrava Tei, ma non mi esce il kanji. Kanami Pachinko. Pachinko, bene. Strano. Vabbè, non mi esce sta parola. Che adesso cerco. No, non è quella lì. Cioè, è simile, significa sempre dizionario, ma non è quella pronuncia, un'altra. Tipo Gite. Jesus from Mexico. Gite. Aspetta, adesso ci aiutiamo con Google, perché non c'è scritto sotto il kanji, quindi vediamo. Vediamo se li ho già tradotto da qualche parte. Il problema è che la fotocamera non prende un cacchio. E in più il mio telefono è tutto zozzo. È zozzo! No, ho fatto una foto. Ho fatto la foto. Se lo prende, più che altro è storto. Ok, sì, l'ha preso. Ten si dice, vaffanculo. Io dicevo Teikei, invece Tenkei.
Watashi wa oyaku o tsuyoshite sorega detekita. Ho tradotto e è uscito quello. No, è questo qua la parola. Comunque era questo qua che io pronunciavo tei al posto di ten. E naturalmente, cioè non è che sono pazzo che vi dicevo così, perché se vedete ciò davanti, ce l'ho davanti ed è un dizionario. E si legge in teoria G. Quindi sempre dizionario. G-ten. Sì, G-ten. Sì, sì, è sempre dizionario G-ten. Adesso lo scrivo, lo cerchiamo. Allora, G-ten, sì, dizionario lessico. Comunque sempre dizionario. E invece la parola che abbiamo trovato noi adesso, che io dicevo teikei, invece tenkei. Cioè ero vicino ma sbagliato. È tipico, pattern, esempio, ok. Questo me lo segno però che l'ho sbagliato. A parte che questa è la domanda, penso. Sì, è la domanda. Ok, questa è la domanda. Questo me lo segno di fianco, ok. Kono tenke daro, punto. Bene, mi piace così. E Fabio Rovazzi in giapponese. Fabio Rovazzi non è che cambia. Non è che cambia la pronuncia dei nomi. I nomi rimangono uguali. Se ti chiami Ale, rimani Ale anche in Giappone. Shikashi anata wa nansai desu ka? Io sono vecchio. Non mi ricordo se 46 o 88. Quanti anni ho qui? Sono del 74, mi sbaglio sempre, tipo quando ne avevo 46 mia moglie mi ha detto che ne avevo 47, adesso non so se ne ho 49 o 48, non mi ricordo. Mi sono un po' perso gli anni per strada. Darò punto ima adesso, poi sicuramente la frase la devo scrivere sotto perché è un'altra roba. Metà da una parte e metà dall'altra. Coso, ima de coso, proprio adesso. Toste takai, alto. Takai yo, questo è valutato alto, yoka. Ukete. Iruga viene valutato alto, in modo alto, vabbè, ho capito cosa scrive sotto. Iruga, virgola. 1-2. Poco jidai, cioè adesso è valutato in modo alto. Watashi wa junisai desu. Bene, bravo. A junisai sei più bravo di me. Koko è alle superiori. Koko jidai all'epoca delle superiori. Made fino all'epoca delle superiori wa Kyaputen Tsubasa, lo chiamavano Kyaputen Tsubasa. Dokoro ga, cioè, faccio fatica a leggere perché è scritto male. Renshu o Saboru. Che quando era all'epoca della scuola, altro che capitano, non andava neanche a fare gli allenamenti. Anata wa entai ga suki desu ka? Direi di sì, sono un maschio. Saburu koto? Sì, ma non li vedo. L'ultimo che ho visto era Urotsuki Doji, che era, cioè, l'ultimo. Uno dei premi, anche l'ultimo che ho visto perché sono vecchio. Cotto, dove cacchio è? Sono perso. Mi hai confuso con le ballerine. Allora, Reisho Saburu Cotto Mo Aru. Cotto Mo Aru. Non andava a fare gli allenamenti. Niente di male. Senshu Datta Toyu. Che senso? XD. Dokoni Sunday Maska a Milano. Iva è una ragazza, per quello ti sta dicendo fate i bravi. Iva è una ragazza, eh? Non fate figure di merda. Non fate figure di merda. E in più sa leggere il giapponese, quindi vedete voi.
Senshu, dovrebbe andare a Sabore Kotomo Aru. Senshu è atleta. Senshu, questa invece è l'altra settimana, se aggiungete un anno di troppo. Senshu Datta To Yu, punto. Non è come me. Esatto, quindi invece è masculo. Sono Go, dopo di ciò Sama Zama, varie, Na Cimo, Cimo è team, Cim De, Keiken è esperienza, Keiken o, questo qua non me lo ricordo mai, Sumu, dovrebbe essere Sumu, è giusto, sì, Sumu, no, non è Sumu. Sumu, cioè, non è quel Sumu. Non è lui? No. Niente, non mi ricordo neanche questo. Susumu? No, non è Susumu, è diverso. Kanji. Anche questo non me lo ricordo bene. Susumu Uchini. Ho detto Susumu, ma non è lui. Ni. Readership. Rida. Comunque, dopodiché, avendo avuto esperienze dentro tanti svariati team, ha capito, cioè ha imparato a diventare leadership, cioè l'importanza della leadership. O Minizuketa, ha imparato, Minizukete Itta. No, darò, avrà imparato. Adesso guardiamo questo kanji qua che non riesco a... che dovrei saperlo, è quello di Sekinin. Vediamo. No, non è lui, ci assomiglia, ma non è lui. Vediamo qual è questo kanji che non mi ricordo. Cioè, lo so, ma non mi ricordo. Quindi, se non mi ricordo, non mi ricordo. Lo cerchiamo. A parte che il libro è sempre storto e è buio. Cos'è che c'è davanti? C'è davanti il mio dito. Figa, non vedo niente, sono cieco. Sono cieco! Questa esperienza. Pila. Tsumu. È Tsumu questo. È impilare, praticamente è impilando esperienze in variati team, quindi questo me lo scrivo, Tsumu, ok, questo non me lo ricordo, Tsumu Uchini, questa è una virgola, ok, adesso segniamo le parole che ci ha spiegato, che sono Isu, questa l'ho segnata non perché non la so, ma perché sono parole, diciamo, che devi capire, che usano loro, che noi non usiamo, praticamente. E poi te le spiega sotto, quindi me la autospiego. Allora, Kanarazu nakte wa naranai mono, itsuna mono no nakade mo, motto mo itsuna mono. C'è una cosa molto importante, c'è una cosa necessaria. Cosa necessaria significa? Due, all'interno delle cose necessarie la più necessaria. Watashi no nihongo no level wa... cos'è? Kando adai in life, kamo no ashi to onaji desu. Cos'è kamo no ashi? Non so cos'è kamo no ashi. Naruto mitakoto ga arimasu ka? Sì, Naruto lo conosco. Sto giocando dai lati, non mi spara. E non sparare, devi picchiare, non sparare. Naruto, son fermo a Boruto, che è orribile, però. Preferivo l'altro Naruto, cioè Naruto e non Boruto. Sono fermo all'episodio 200, quando arriva il fratello di Naruto, cioè di Boruto, il cugino, che poi non si sa da chi l'ha avuto, però non dirmi niente perché non l'ho ancora visto. Allora, poi abbiamo tante teki, che è l'altra parola che ho segnato su, che non sappiamo cosa significa, che adesso ce la spiega. Itzion, no, yoten da che ho acquisito, capire bene, il punto. Poi 3, sosense, che anche questo non sapevo che cacchio era, sosense, e non perché sono stronzo, ma perché me lo spiega adesso il libro, itono sakinitate jibunkara susunde. Sosense, guidare le persone,
guidare persone. 4 contenti. Ah, ok, questo l'ho cercato, ma alla fine era una delle parole che non so, cioè che dovevo, che me le spiegava dopo. Quindi sono contento. Umare Zucchi, Denaku, non sei nato, non ci sei nato, non ci, non lo sai dalla nascita, non lo sai dalla nascita, ma lo hai imparato. Ma in che senso guidare le persone? Aspetta, asu watashi wa, non so, non ho capito niente. Mate ite watashi wa nanimo benkyou shite imasen. Non ho capito cosa è scritto. Nella quella parte in mezzo non l'ho capita. Ma che, cioè, guidare, come faccio a spiegartelo? Più che altro perché io l'italiano non lo so. Che pratica, non guidare. Come qua, tu fai il capo e ordini agli altri. Com'è che si dice? Per me è guidare le persone. Vediamo cosa esce sul, sul dizionario. Vediamo. Prendere, qua c'è scritto prendere l'iniziativa. Tipo prendere, muletto in Giappone si fa. Tipo muletto. Non so cos'è muletto. Prendere l'iniziativa o prendere il comando. Ok. Mettiamo prendere comando. Ok. O iniziativa. Ha due significati. Iniziativa. Ok. Queste sono le parole che. Però se le segno in nero sembra che sono le parole che io non mi ricordo. Leadership. Non so come. No, sì, è anche leadership, però non, qua in questo caso non è lì. Provo a le segno in rosso, non so se segnarle in rosso o no, cioè vorrei evidenziarle ma non so come si fa. Vabbè. Se le evidenzio con un altro colore poi diventa un casino, perché questa è la domanda praticamente. Questo qua è quello che non mi ricordavo io, questo è quello che facciamo così, quelli che non mi ricordo io li segno in nero e le altre cose li segno in rosso. Dov'era con, dove cacchio l'avevo lasciato quell'altro? Allora, quindi devo modificare anche sopra, aspettate un secondo. Quindi action lo mettiamo così. Questo era quello quello di prima. Ocido, questo qua che ti hanno abbassato il livello di lavoro, lui era contento. Ira significa metà. Questo, ok, quella che non sapevo. Vediamo dove cacchio sono finito. Però mi manca questa parola qua, dov'è? Kotenteki. A parte che scemo, se non ve lo scrivo di fianco magari qualcuno dice sì, ma tu lo sai leggere, io no. Tanteki. Mi dimentico sempre questo dettaglio. Questo è Sosen, dovrebbe essere. No? Sosen. Infatti non mi usciva. Sosen. E questo invece è Kotenteki. Però non ci sto. No. Però così fa schifo, non capisco un caso. Allora, però non trovo questa parola. Dov'è che l'ho scritta? Adesso rileggiamo un attimo sta roba qua per capire, ecco, okay. Per capire che cazzo abbiamo detto. Allora, più che altro per capire anche la risposta. Korekara sei shine toste no issu joke o tante teki to ieba leadership garu to yuko to daro. Se parliamo dei tempi indeterminati di adesso. Una cosa molto importante e necessaria è la leadership. Anche se sei un nuovo arrivato, per quanto riguarda il lavoro, devi prenderti delle responsabilità. Shinyu shain de attemo, shigoto ni oite nanra no sekinin o oi. Standing by. Grazie, avanti un altro.
Shanai Gaino Itoni Ugoitemo. Qua c'è qualcosa che non va. Ugoitemo. Ugoite Morawanakerebana Ranai. Qua c'è il problema che in katakana non si capisce un cazzo. Perché devi muovere le persone all'interno dell'azienda. Questo dovrebbe essere all'interno o al di fuori dell'azienda? Aspetta. Allora, dentro e fuori l'azienda significa che. Sokoga albaito tochigauten. Questa è la differenza tra i part-time. Buongiorno, ciao, grazie, avanti. Bene, sto tentando di capire perché non capisco, ma capiremo prima o poi. Wakamononi wa, anche i giovani, mazu konoten o wakaraseru hitsuyogaru. Anche i giovani devono capire questa cosa. E questa cosa è la domanda. Tokoroga, motomoto, comunque, normalmente, jibunni leadership, garu tokanjiteiru to wa, otondo wa inai. Non ci sono persone che sentono di avere la leadership. Maste, saikin no wakamono wa, ito no ue ni tattari, sosenste. Sosenste, che quello sosen, continuo a dire sosen, ma è sosen. Sosenste ito o ugokastari surukoto ga konomanai. Soprattutto i giovani di adesso, mettersi sopra le persone, quindi comandare sarebbe. Questo ito no ue tattari significa essere sopra gli altri, quindi comandare o prendere l'iniziativa, non gli piace konomanai, non gli piace prendere iniziative o muovere gli altri. Oyo leadership o kanji sasenai seidai no nano de aru. È una generazione che non sente di avere la leadership. Dewa eien leadership lidani narenai to yeba so demonai. Ma non è per quello che non saranno mai dei leader. Koten te kini migakare te ikukarada. È una cosa che si impara col tempo. Tatu eba, per esempio, Saka, Nion Daio, No Kyapte, No Tsutomeru, questo l'immortacci suo e del suo nome che non me lo ricordo mai. Questo è un nome. I nomi sono le cose più difficili da imparare perché la pronuncia dei kanji cambia nei nomi. Motivo non si sa, ma è così. A, A, Se, B, Makoto. L'unica cosa, quello giusto che so è questo. Questo qua abbiamo detto che era Tenkei, che non me lo sono scritto perché sono stronzo. Tenkei, ok. Un esempio di questo è il capitano rappresentante del Giappone, come cazzo si chiama lui? Asebe Makoto. Imade koso, soprattutto adesso, Lida Toste Takayoka Uketeiru ga, adesso è valutato molto bene come leader, ma, c'è sempre un ma, Koko Jidai Made, fino a quando era alle superiori, Captain Tokoro ga, altro che capitano, Rensu Saboru Kotomo Arosensu Datatoyu, dicono che sia stato un atleta che non andava manco a fare gli allenamenti, top. Sono Ato, Samasama Nachim Keiken o Tsumu Uchini, poi avendo accumulato esperienza in vari team, leadership o Mi Nitsukete Itta, perché Itta? Beh, pare giusto, non darò. Dopo questo, con l'esperienza che ha avuto in vari team, ha imparato a essere un leader. Ok, adesso andiamo a vedere le domande e le risposte che non saprò mai. Uno. Allora, Konoten, che era quello che ho scritto sopra, Konoten, che cosa indica? Cosa indica? Uno. Questo è Seishine, che sono gli indeterminati. Seishine mo, Arubaito mo. Sia gli albaito che i leadership ga itsuyo itsuyo to yu koto okay. Sia i
Allora, sia i part-time che quelli indeterminati devono necessariamente imparare, cioè sapere cos'è la leadership. In teoria no, perché qua diceva che gli albaito è il punto diverso, quindi gli albaito e sunshine, non, cioè i part-time sono delle merde, quindi non hanno diritto alla leadership. Poi, Xin Yu Shine, che sono i nuovi arrivati, nell'azienda Demo, Arubaito, che sono i part-time, To Cigatte, diversamente da i part-time Cigatte, Rida, Shippu, Gahitsuyo, To Yukoto. Dovrebbe essere giusta questa, anche se un po' troppo lunga. Ok. Qua dice, i nuovi arrivati, diversamente dai part-time, devono imparare la leadership. Questa potrebbe essere giusta. 3. Motomoto, leadership, Ga-aru, To, Kanjite Iru. Ciao Eve, ciao Arex, alla prossima. Ciao Queen, grazie per la compagnia, ma mi sa che sei rimasto solo tu. Kanjite Iru, Shine. Oh Lord Blanco 86. No, c'è Eve e niente, e Twitch è pazzo. Twitch dice che c'è una persona adesso. Vabbè. Grazie ancora Mako da parte mia. Ok. Quando arriva il coso, poi ci mettiamo d'accordo se, come te lo mando, se te lo mando o non te lo mando. Ah, mi dite se il microfono gracchia, perché ogni tanto vedo che va sul rosso, però boh, lo abbasso ancora di più. O se è troppo basso. Boh, adesso ho fatto un mix. Moto, Torida, Ship, Garuto, Kanji, Teiru, Shine. O mi devo abituare a parlare con la voce bassa, ma io non ho la voce bassa, di mio la voce alta. Vabbè. Con Kanjeteru Shine wa Naikoto. Naikoto. E anche questo sembra giusto, che dall'inizio non c'è nessuno dei dipendenti che si sente un leader. Potrebbe essere anche questo. Cioè per me sono tutti, cioè questa qua e quella prima sono giuste. Sai chi no akamono a leadership kanji sasenai koto. Ma ora sembra a posto. L'ho abbassata. Ok. Grazie. Kanji. Perché il problema è che come la sento io la voce è diversa da come la sentite voi poi nella live. Perché io dopo la riguardo e dico minchia non si sente niente. Tipo l'altro giorno ho fatto una live e non si sentiva neanche la mia voce e ho alzato. Però poi quando l'alzo senti tutta distorta. Quindi è un po' casino. Come solito, mai una live che mi viene giusta, però poi guardo le live degli altri e hanno il microfono perfetto, solo io ho problemi col microfono. MMHXD. solo io faccio casino. È bello che ieri mi sono messo, ho installato su equalizzatori, tutte le robe, e poi alla fine faceva solo casino, l'ho spento e ho detto vabbè, ciao. Allora, Kanji. Saikin ultimamente, Saikin no wakamono, i giovani di adesso, wakamono wa leadership o kanji sase naikoto. Adesso abbiamo provato, perché queste qua sono tutte giuste. Oh, ultimamente i giovani di adesso non sentono la leadership, cioè queste tre sono giuste tutte e tre, però dobbiamo andare a vedere Konoten che cosa intende a questo punto. Allora Konoten, allora wakamono e amazu Konoten wakaru. Allora quindi prima di questo punto c'è scritta solo sta roba qua che parlava dei che devono che sia i nuovi arrivati che gli altri devono imparare la leadership, tranne gli albaito. E quindi per me la risposta giusta è la 2. Da come l'ha spiegato lui prima, dice la risposta è avanti, cioè è prima, cioè la cosa che dicono prima. Poi vediamo se è giusto o no, non lo so. Ah no, dopo lo spiega se è giusto o no. 2.
questa quindi non è un è la spiegazione, siamo a posto. Sono, che cosa sta a indicare? Sono, cosa indica? Okay, questo, sono inteso qua. No, adesso poi lo andiamo a vedere. Questo sono che ho, in, oh, questo sono. Okay, questo pattern, questo esempio, cosa, questa roba qua. Allora, 1, AN per sempre, forever, endeavor, e bello, scritto 1 è diventato una Q, AN che è forever, per l'eternità, Rida, Rida che non è un lettore ma è leader, leader ni narenaikoto, non diventerai mai un leader per sempre, 2, moto moto, moto moto, leadership, leadership, ga arukoto, 3, rida, praticamente io finché non finisco sta roba qua non riesco a fare l'N3 perché volevo finire sta roba qui, però visto che continuo a sbagliare ho detto vabbè, me lo faccio tutto di nuovo scritto così vedo dove sbaglio, anche perché mi riguardo la live capisco, ah, ho pensato quella roba lì, magari a mente penso in un altro modo, però boh, almeno capisco dove sbaglio, perché finché non capisco dove sbaglio continuerò a sbagliare. Vai bene. Nari taga aranai koto, giusto. Allora, l'idea di Narita Garanai, non vuoi diventare un leader. Perché mentre leggo, per me, cioè, penso che ho capito tutto, però a quanto pare no. Kotenteki ni, che naturalmente non me lo scriverà mai come voglio io, tenteki ni, che è quella parola che questo qua impari. Che le cose non le sai dalla nascita, ma le impari mano a mano che le fai, perché ce l'ha spiegato qua. Okay? Questa parola io non la conosco, cioè la so leggere, ma non sapevo cosa significava. Adesso lo sappiamo. Miga, miga carete. Questo qua è lucidare i denti, praticamente. È la stessa parola che abbiamo imparato per spazzolare i denti. Lida ni naru koto. Che praticamente piano piano lucida e lucida e lo impari, però in italiano non si dice. Allora vediamo cosa dice. Sono, dove cacchio è? Sono, questo, cioè, questo patan, questo esempio, che il capitano del Giappone fa l'esempio, sì, è questo qua, te l'ho scritto prima, è questo. Okay. Per me la risposta è questa. MMH, sì, si può capire. Ok, sì sì, però figa, cioè ce ne vuole. Per me amiga Q è lavarsi i denti. Allora, allora poi ci spiega il perché. Ah, se sta così sono la mamma Katanchi wa, scegli tra gli esempi. Ok, la risposta, lui dice che la risposta 1, quindi lo scriviamo qua sotto la 1, no, non ha senso. Lui dice che qua la risposta è la 2, quindi è giusto, bene. La risposta è mani a russo ko, sono cigai ni chuiste e yome ba. La differenza, se stai attento, è che c'è scritto al baito to chigau ten. È questo qua, al baito to chigau ten. Okay. Questo qua è importante, perché c'è scritta sta roba. Copia. Attenzione, questo l'avevo capito, attenzione al baito tocigao ten, e quindi risposta 2. Okay. Poi l'altro dove cacchio, no, ho sbagliato a scrivere, lo copia ancora qua. Bravo mica tanto, perché l'altra volta penso di aver sbagliato, no, forse no, questo no. Un altro coso l'ho sbagliato, ma adesso vediamo se questo è giusto. Mai ne arrivo so demonai, non è così. So demonai. So demonai. Vabbè, XD. Quello, so demonai, dice che questo è importante. So demonai, però io questo non l'ho cagato proprio. So demonai, mai ne arrivo so demonai, noi, attenzione.
che non è così, sodomonastica non è così, attenzione, significato, sarebbe attenzione al significato di sodomonai. E il significato di sodomonai è che non lo imparerai, per che non lo impari. Sodemonai, matometamona, kotai, ninaru, kotai wa yon. Yon? Eh sì, giusto, 4. Ah, poi mi... ah, ci sono delle parole che si... vedi, queste parole che io ho scritto che non le sapevo, me le spiega adesso. Le spiega... dove cacchio è? Tenkei, che è partner, vabbè. Ormai l'ho scritto, però lui me lo scrive qua. Tenkei partner, a parte che io dicevo Tenkei, c'ero quasi, però significa partner, pattern. Saboru, vabbè, Saboru lo sapevo. Saboru è non andare a scuola o non fare le lezioni. Non fare. Qua in teoria non fare le cose, qua inteso non andare a scuola. Non fare le cose, mettiamo non andare a scuola, ma inteso Saboru è quando devi fare una cosa e non la fai, anche il lavoro Saboru significa non lavorare, non andare a scuola, non lavorare, eccetera, eccetera. Ok, queste erano le altre parole che poi io le ho scritte sopra come se non me le sapevo, invece me l'ha spiegato sotto. Okay. Ottimo, Yatemio 2, adesso mi dice fallo tu, proviamoci. Un'ora e mezza è già passata, pensavo di metterci di meno, vabbè. Yatemio 2, proviamo a farlo insieme, lo hacker che bontà. Yatemio, che proviamo a farlo insieme, parte 2. Watashi wa, imamade, fino ad ora, computa, che non so cosa significa, non so scrivere computa, computa gemu, ah, questo è fatto per me. Computa game ni wa kyomi ga naku. Allora, io fino adesso non ho mai avuto interesse nei giochi per PC. Shochu, perché me lo scrive senza il kanji? Shochu è un pochito, però non me lo mette col kanji. Ah, non lo scrive col kanji. Perché shochu un po', significa un pochito. E' bello che però ti spiega parole in slang che non sono nei codi. È bello sto libro, mi piace. A parte che non lo capisco, no? Coma, komasharu è pubblicità, detto in un modo orribile. Komasharu. Komasharu. Dai, non riesco. Sarebbe commercial. Dai, figa, non riesco a scrivere la V finale. Komasharu. Oh, ce l'abbiamo fatto. Komasharu ga nagarete. Nagareru è far scorrere l'acqua o trasmettere. Nagarete. Kitemo. Anche se alla tele fanno vedere le pubblicità. Watashi ni. Natashi ni. Totte wa per me, questo significa per me. Totte wa, wakaranai mono. Wake wakaranai mono è una cosa che, cioè, tu non hai interesse. Cioè, per esempio, a me interessano i videogiochi, però a te no, e dici che cacchio giochi ai videogiochi, che perdi tempo. Capito? Quella wake wakaranai, cioè una cosa che io non capisco perché perdi tempo a fare una cosa del genere. Sono tornato. Bentornato, Lello. Ni, sei tornato nella parte dei videogiochi, così capirai anche tu. Ni ok, ni bene, bentornati. Ni oka narazu. Riciao. Riciao. Kyomi interesse. Kyomi ga waku ni waku koto wa nakata. E non, allora, praticamente, fino adesso non ero interessato ai videogiochi. Telebikara questo non è shuchu. Shochu. Questo non io. Vabbè.
Chocciu Game No Commercial, una gara che temo, anche se fanno, trasmettono alla televisione le pubblicità dei videogiochi, a me che non me ne può interessare nulla, non mi viene l'interesse, punto. Dakara, quindi Dakara, Otona è adulto, Otona, Demo Game, anche le persone adulte, Game ni Muchu è che ti, cioè che sei fissato, cioè che ti perdi tempo, sei fissato a giocare, perché non mi esce Nechu? Non è Muchu, dovrebbe essere Muchu, sì, Muchu ni Natte, che stanno lì a giocare e non dormono, Swimming Busoku, che non dormono perché giocano, Ninari, questo qua com'era? Asaoki dovrebbe essere, Asaoki, o un'altra pronuncia, no è giusto, Asaoki Rarenai, che la mattina non riescono a alzarsi, Okira Renai, e beh, se stai sveglio tutta la notte, Yu, Tokoro Ga, Jibun, me stesso, Jibun, Toa, Kanke Nai, non c'entra niente con me, Kanke Nai Koto, Koto, To Omote Ita, pensavo che non aveva nulla a che fare con me, Omote Ita, poi ho scoperto i videogiochi e naturalmente sei rimasto come un coglionato a giocare. Io invece il contrario, vorrei giocare ma non c'è niente da giocare. Allora, quindi ho pensato che io non c'entro nulla con le persone adulte che stanno a giocare ai videogiochi, impegnati a giocare ai videogiochi, non dormono tutta la notte e la mattina non riescono a alzarsi. Tokoroga, comunque Tokoroga Konna Watashi ni, anche uno come me, bello scritto così, Watashi ni, anche uno come me, Watashi ga Tomodachi amicici, Tomodachi ni Tanjun semplice, Tanjun na computer, perché dovete scrivere computer in modo orribile? Computer, ho sbagliato, ho messo un coso troppo, Gemu, bello, Gemu, Shokai è presentare, se ve lo ricordate Shokai era presentare, Shokai, Sarete, Irai, da quando mi ha presentato un videogioco molto semplice, Gemu, Niwa, Game ni Amatte, questo per me questo è sbagliato scriverlo così, perché mi ha scritto Game Niwa Matte Shimai, invece è Game ni Amatte, Amaru è che ti ha preso, Amatte Shimai mi ha preso. E questo qua è da leggere Game ni Amaru, invece hanno messo così e poi a capo Matte ti confonde, invece vabbè, scrivete bene, figa. Shimai, Manse, questa è una parola che in teoria me la dovrebbero spiegare dopo, Manse Tekina, Swimming Busoku, è iniziato a non dormire manco lui, Busoku Ninatte Shimata. Shimata, Noda. Okay, qua. Ah no, c'è questo teki che dovrebbe essere in kanji, che è quello degli avverbi. Noi vediamo se ci sto. Perché ho cambiato il kanji, non ci sto lo stesso. Ok. Questo qua lo segniamo che è una delle parole che mi deve spiegare. Allora, me la spiega subito. Ah no, è finito il discorso, ok. Mansei teki significa yokunai jotai ga nagaku tsuzuko koto. Allora, mansei, lo scrivo solo, anche tu lo leggi o no, mansei,
continuare di una condizione non buona. È tradotto letteralmente. Allora, lo rileggiamo velocemente. Questo è ok. Comunque, anche uno come me, da quando mi hanno presentato un gioco per computer semplice, cioè da quando un mio amico mi ha presentato un gioco per computer semplice, mi sono fatto prendere dal videogioco. E sono caduto anch'io nella situazione che non riesco a dormire la notte. Ok, domanda con Watashini, questo uno come me sarebbe con Watashini. In teoria è quello che dice prima, che a lui non gliene frega niente dei videogiochi. Uno, vediamo. One. Game. Ma io ho messo gli spazi prima, farlo tutto uguale, sennò poi sono cosa indica, questa sì, una risposta, se io faccio gli spazi, lo facciamo così, anche perché sennò questo poi sembra insieme, invece non lo è, o così e così. Ok, con la domanda, cosa indica? Inserisci. Allora, game ni wa kyomi wa nai. Game ni wa, io non ho interesse nei videogiochi. Kyomi ganaku, non ho interesse nei videogiochi, però scrivilo il kanji ogni tanto. Kyomi ganaku. Muchu è concentrarsi in inaru koto wa nai. Omoteita, questa penso che sia questa la risposta. Non lo interessa nei videogiochi e non penso di stare lì a perdere tempo nei videogiochi. Sarebbe game o wake wakaranai mono de wanai to omoteita. E anche questo per me è giusto. Game o wake ga wakaranai mono de wa nai, però dice de wa nai. E pensavo che i giochi non avevano un senso logico. 3 game ni muchu quindi ni natte, in teoria neanche in quello. Però potrebbe essere giusta, boh, adesso lo rileggiamo. Ninatte, suimin, busoku, che è sempre non riuscire a dormire, e ninatte, ita. Io mi sono preso nei videogiochi e non riesco a dormire. Questa no, perché dice konna watashi, inteso che a lui non dei videogiochi non gliene fregava niente prima. Game, cioè è qua che mi sbaglio, perché le risposte per me sono tutte, cioè ce ne sono due giuste, cioè, per me questa potrebbe essere giusta, anche questa sicuramente, questa anche. Oh. Game Nikyomi Ganakatta, non avevo interessi nei videogiochi, ma la mattina non mi sono alzato, vabbè, questa no. Game Nikyomi wa Nakatta. Sì, non è semplice. Nakatta ga. Perché sono tutte quelle che potrebbero essere. Non avevo interesse nei videogiochi, ma alla fine non mi alzo più la mattina. Asaga, okirare, naka. Cioè sono sfumature, capito? E quando lo leggo e basta, senza scriverlo, sbaglio. Il problema è che poi l'esame non è che me lo fanno scrivere, lo devo leggere. Vabbè, ce lo farò mai. Quindi, allora, game o wake wakaranai mono de wanai. Ma invece di allora qua dice non so, uno come me che non gli interessavano i videogiochi, che potrebbe essere giusta,
non ho interesse nei videogiochi e non pensavo che mi prendessero. Cioè, per me sono tutte e due giuste. Boh, andiamo a vedere sopra. Omega Nak, Telebim, no. Anche se fa Game ni Wake Wakananai, Mono ni Oka Narazu, Omega Waku Koto Anakata. Boh, per me potrebbe essere tutte e due giuste. Diciamola uno. Ma vediamo. O questa o questa. Io queste cose qua sbaglio. Adesso vedrai che ho sbagliato, però andiamo a vedere. Yatemi o 2, Sekai 1. No. Ah sì, no, ho fatto giusto. E dice, strano, pensavo che era l'altra. Allora, dice, guarda che cosa... Ha un leggero interesse nei videogiochi, forse. No, 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 qua dice che Kyomi Ganako Simka non ho interesse nei videogiochi e non... E qua c'è Nai, vedi? E non penso di mettermi lì a giocare. Quindi no. Adesso vediamo cosa dice una risposta. Jibun wa kankenai koto da. Dice Jibun wa kankenai koto. Non c'entra nulla con me. Perché quello che dice prima è Jibun kankenai koto. Prima di con c'è scritto Jibun kankenai koto. E poi Muchu ninaru koto wa nai. Dov'è che lo scrive però? Oh mio Dio, dov'è che l'ha scritto però? C'è scritto? Dov'è che l'ha scritto? Fine. Ah no, 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 quello alla fine, ma no, qua lui ti dice, a parte che qua c'è scritto, che non c'è scritto quello, che la risposta non c'è, che Game Muchu ni Naru, è scritto questo qua. Game Muchu ni Natte, aspetta però, e Jibun ni Kankenai Koto, perché cose sono le due cose importanti, dice. E allora, Game Muchu ni Natte, e... Con me non ha nulla a che fare. Ok. E quindi dice, cioè se metti insieme queste due cose, la risposta è la 1. Così lui dice così. Okay. Poi ci spiega queste parole qua. Ti spiega Shochu che è spesso. Però queste cose le sapevo già, però le scriviamo lo stesso, che è spesso. Poi. Poi ho chiuso la pagina. Poi abbiamo Wake Wakaranai. Che ga, oh, manco. Wa che ga, oh, c'è un ga di troppo. Wa che ga, wa karanai. Non capisco. Adesso spiega il significato di sta roba. Wa che ga, wa karanai mono. Però in teoria io lo sapevo già. Perché poi ti spiega anche cose che magari non sai che si dicono così. Rikai de kinai. Toyukoto ga wa karanai. Non capire. Non capire come fare, cioè non capisci come gli altri sono appassionate, cioè una cosa che non capisci, non capisci, come faccio a dirlo? Cosa che per te non ha senso. Che ha più senso in italiano, lol. E Waku, Waku è avere interesse. Avere interesse. Te l'ha detto prima, dove cacchio è? Waku, 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 Waku.
Xiaomi ga wa kukoto ga wa nakata, che non avrei avuto interesse. Però queste per fortuna le sapevo, poi... Cioè nella, però te lo dice nella risposta. Boh, non puoi dirmelo prima. Vabbè, che ore sono? Sono già le due. Vabbè. No, sono già passate due ore. Però vabbè, tanto non ho cazzo da fare. Finisco l'unità 1. Sono queste due pagine qua, sì. Vediamo. E voilà. E questo è Renshu 1. Renshu 1, che è pratica o esercizio, come volete voi. Renshu 1. Renshu lo sai anche tu, Ivo, vero? Dakarai perché? Dakarai alla fine significa perché. Dov'è che hai visto Dakarai? Comunque Dakarai alla fine perché? Qua è all'inizio. Questo Dakarai quindi. Sì, si pratica. Questo qua è quindi messo all'inizio. Alla fine perché? Allora, Junema è no Sangatsu no Haruhi. Junema, 10 anni fa. Però no, io lo scrivo con il kanji perché mi dà fastidio che lo scrivo con lui. Junema è no Sangatsu. Sangatsu niente, no quando cercavamo Haruhi. Qualcosa. In che senso? Che senso quando cercavamo qualcosa? No, Renshu è quello che l'abbiamo fatto. Un giorno era allora dopo. Sì, dopo Dakarai era un'altra frase. Aspetta. Computer. Cioè. Cosa stai dicendo, Willis? Ah, Muchu? Ah, sì, Muchu. Muchu ni latte. Dove? Vabbè. Poi non so se mette, no, lasciamolo così, gatte mio, facciamo uno spazio. Renshu, facciamo uno spazio. Guarda che io devo anche salvarlo, sto file. E devo salvarlo con un altro nome perché lo sto facendo sulla grammatica 1, poi mi ammazzo. Stavo cercando anch'io. Muchu. Se vuoi sapere qualche parola, dimmelo. Cioè, non è che sono qua solo. Se cioè, vedi qualche parola che vuoi sapere, me lo dici e te la spiego. Allora, un giorno. Ah no, sono qua apposta. Cioè, io studio per me, ma se c'è qualcuno che lo fa con me, mi fa piacere. Allora, un giorno di marzo di 10 anni fa. 10 anni prima, 10 anni fa. Watashi wa. Watashi wa io, magari coi kanji. Watashi wa shigoto, lavoro, shigoto no yasumi, mentre non andavo al lavoro, ero riposo dal lavoro, yasumi o totte significa che hai preso una vacanza. Singapore, scritto malissimo. Ni kite ita. Sono venuto a Singapore. Ni kite ita. Sono venuto a Singapore. Sono andato, sai che è il contrario, sono andato a Singapore. Toji, però non si scrive così, sì. Toji e Suki. Nello stesso momento Suki Suki datta Chugoku Jin cinesi, Chugoku Jin Kashu è cantante,
Kasu ga consato, c'è cioè il concerto consato. Osuru Toyuno de, visto che c'era anche il concerto della mia cantante preferita. Qua non so perché non mettono il kanji di Yu, io lo metto sempre, però vabbè. Seguiamo il libro. Itsumo wa ishoni, sempre insieme. Itsumo ishoni. Isho è senza la U, io lo scrivo sempre con due. Ishoni, insieme. Kodo, kodo è muoversi insieme, fare le cose insieme. Kodo. Suru. Koto ga o oku oi uguale tanto fan, anche tutti fantastici fan. Nakama amicici. Ga min tutti. Ikenai figa, come faccio fan. Minna scritto così, però vabbè. Minna, dove cacchio mi sono perso? Minna ikenai to you. Minna ikenai, che non possono venire. Ikenai, niente, non mi scrive più. Ikenai to, che non possono venire, però me lo scrive senza i kanji, quindi boh. A me senza i kanji mi rende la vita ancora più difficile. Ikenai, dove cacchio sono finito? Ah no, c'era il kanji, infatti sembrava stare il kenai, però non me lo scrive perché è stronzo. Ikenai, non poter andare. Ikenai to you, non so se si dice naka o chu, dovrebbe essere naka. Omoi kite, omoi kite itori de. I toride, senza pensare, sono andato da solo. Ite, ita, no, data, senza pensarci sono andato da solo. Allora, vabbè, un giorno d'estate di marzo di 10 anni fa sono andato a Singapore dopo aver preso ferie da lavoro. Visto che c'era il concerto di una cantante cinese che mi piaceva tanto nello stesso momento, e i miei amici fan, che di solito, con cui mi muovo di solito, è arrivato Tora, non potevano venire e senza pensarci ci sono venuto da solo. Tora, cosa facciamo? Voi coccoloni? Voi coccoloni morbidoni? Aspetta che c'è Totora su. Ma no, ma si è fermato il coso dell'audio. Ma non me lo dite, ecco perché si sentiva strano. Mi si è fermato il coso dell'audio. Si sente? Non si sente più? Andò. Mi si era fermato il coso dell'audio. Vabbè. Non funziona mai nulla come deve funzionare. Sì, sì, sentiamo. Ok, perfetto. No, si era fermato. C'è Tora qua di fianco, non so se lo vedete. No, non lo vedi, ma è qui. Niente, e adesso la lezione durerà un po' di più. Allora, aspetta, adesso devo scrivere con una mano sola perché devo spazzolare tanto. Devo spazzolare tanto. Che poi viene qua e mi mette il culo in faccia ogni volta mentre studio. Adesso si fa pettinare, prima non si faceva pettinare. Però il problema è che dopo un po' si incazza e mi morde. No, sta prendendo a testate anche il televisore. Non prendere a testate il monitor, dai, fai il bravo. La tastiera adesso. Allora, fa vedere se riesco a spostare la tastiera per scrivere. Allora. Però mi si chiude il foglio. Singapore wa atsuku te, Singapore faceva caldo. Questa qua me lo ricordo. Adesso ha preso a testate la telecamera. Bravo, Tora, bravo, così. Si sta grattando la faccia sulla telecamera. È vero. Ah. Finito? Posso riprendere la telecamera?
Ora posso riprendere, basta che non mi picchi, eh? Posso? Adesso è sopra la, sopra alla col, vedete i suoi piedini, i piedini morbidini. Vero Tara? Chi è che ha i piedini morbidi? Ma non prendere la testata e la telecamera, cosa ti ha fatto? Grattati su questo coso qua, Tara. Di solito si grattava sulla luce, grattati sulla luce, Tara. Te la metto qua. Adesso vedete l'ombra della luce perché Tara si deve grattare. Sta grattando la faccia sulla luce. Non mi picchiare, eh? Tara, non mi devi picchiare. Io ti faccio i coccoloni, tu mi picchi. Ho capito. Finito? Contento? No? Adesso è proprio davanti al piccio, al culo in faccia, praticamente. No, no, Tara, se mi picchi hai capito proprio male. Adesso mi ha picchiato, così gratis. Vabbè, niente, adesso ricomponiamo tutto. Finito. Tre secondi, è venuto qua, spacca tutto e se ne va. Adesso mettiamo... fa sempre così. Allora, il problema è che adesso mi ha spostato tutta la roba. Ho fame, ma da mangiare ce l'ha già, quindi non glielo do. Allora, eravamo arrivati a Singapore. Questa è una di quelle che ho sbagliato, eh? Poi mi ricordo che questa qua l'avevo sbagliata. Singapore, almeno, mi ricordo che questo discorso qua, ho detto, ma è fuori di testa, cioè, infatti adesso mi dirai tu la risposta e vediamo se sono stupido io o che cosa. Singapore o Azuku? Allora, a Singapore faceva caldo, ok? Questo qua è Nichu, no? Non me ne ricordo più. Nichu? Non me ne riesce più. No, Jitsu non è... Nichu, questo magari è alla doppia. Nichu. E vai a fancubo. Nichu, che durante la giornata significa... con i kanji che conosciamo. Sì, Nichu. Durante la giornata wa Sanjugo-do c'erano 30 gradi. Sanjugo-do c'erano 35 gradi. Bello scritto così. Sanjugo-do. Grazie, adesso l'ho scritto giusto. C'erano 35 gradi. O Koeta, Koete, Ite. Avevano superato i 35 gradi durante la giornata. Bello fresco. Sì, va in Giappone Jugo-do, dubito proprio, però Jugo-do, perché in Giappone fa caldo come a Singapore. Jugo-do no nihon to no questo qua è ondo, che è temperatura. Ondo sa è differenza di temperatura. Ondo sa ni taicho. Taicho o Keicho? Questo qua non mi ricordo mai, c'è la no, è Taicho. Taicho. Taicho ga figa. Warukunatte shimatta. Warukunatte shimatta. Ok. Praticamente Singapore faceva caldo, durante la giornata superavano i 35 gradi e c'era una differenza tra il Giappone di 15 gradi. Quindi in Giappone erano 20 gradi, e Taicho ga warukunatte shimatta, e mi sono ammalato, ok? Si è sentito male. Ok. Oterude all'albergo, Oterude all'albergo, nete itakatta, volevo andare in albergo a dormire, no da ga, ma Kanjin. Kanjin è una delle parole tokuni taisetsu de aru. Kanjin è importante, sarebbe kanjin, importantissimo, che non mi esce il kanjin. Kanjin questo. Kanjin no consato, è un concerto molto importante. No cichetto, cichetto è biglietto, cichetto. Ga mada
Teni Aitenai, non ha, che non ha ancora preso il biglietto. Aitenakatta. Teni Airue significa prendere, però qua significa che non ha ancora comprato il biglietto. Tenakatta Tame, ma visto che non avevo ancora preso il biglietto, Tame è motivo. Atsusa Kalur, Atsusa no Naka, Atsusa no Naka o Pureiga Gaido. Con Sato, Nado, vabbè, il posto dove vendono i biglietti. Purei Gaido. I posti dove... Tora, fuori da lì. Tora. Ah, Pregaido è il posto dove si prendono i biglietti. Aiuto. Pregaido. Dove cacchio sono finito? O Sagashi, cercare Sagashi ni de Kaketa. Sono uscito fuori a cercare un posto che vendeva i biglietti, praticamente. Ok, con la febbre e col dolore. Stai adatta. Ok, Cicchetto. Sì, sì, no, non è la biglietteria, sì, è il posto che, cioè il posto che vendono i biglietti del concerto. Si chiama Play Guide, dovrebbe essere una cosa turistica, boh. Cioè un coso non turistico, che cazzo sto dicendo. Lo chiamano loro così, boh. Ah, ok. Però è il posto che vendono i biglietti dei concerti. C'è proprio scritto sotto, c'è scritto qua. Consato, Nadonno, Cicchetto, cioè vende biglietti dei concerti, eccetera, eccetera. Cioè teatro, è uno che vende biglietti di teatro, eccetera, eccetera. Allora, Cicchetto wa Kaita, Kaita, sono riuscito a comprare il biglietto, no de Yokatta, sono contento di essere riuscito a comprare il biglietto. Yokatta no daga, sono riuscito a aver comprato un biglietto, ma moshi se Kainakatta, non Kaena Kattara, se non l'avessi comprato, se non avessi comprato, sì, boh. Watashi wa dosuru tsumori datta no daro. Se non sarei riuscito a comprarlo, cosa avrei fatto? Boh, non lo so. Punto. Imade adesso kangaerenai koto daga, kangaerenai koto daga, adesso è una cosa a cui posso non pensare. Sono koro in quel momento, sono koro no watashi, quel io di quel momento. Soreodo è in quel modo. Soreodo, che è anche la domanda. Soreodo, sono Kashu, quella cantante, ga Suki, mi piace, Suki datta no da. Che amavo a quel punto quella cantante per fare quella cosa, ok? E la domanda è proprio questa. E per me la risposta era che lui è andato a comprare i biglietti anche con la febbre. Però no. Adesso lo scopriamo. Comunque abbiamo prima Kanjin. Dove cacchio è? Comunque te lo rileggo velocemente, ma... Cioè il senso è che lui è andato a Hong Kong. Cioè sì, ciao Hong Kong, a Singapore. E i suoi amici non... Anche se i suoi amici non sono venuti. Perché voleva... nello stesso momento c'era la sua cantante preferita cinese che cantava. Si è ammalato perché c'era la temperatura troppo alta a Singapore e voleva tornare in albergo, ma non aveva comprato il biglietto e quindi è andato a comprare il biglietto. E quindi lui vuole vuole bene a questa cantante, cioè gli piace questa cantante tanto da andare malato a comprare il biglietto per me. Però la risposta è un'altra. Adesso vediamo.
Prima abbiamo Kanjin, che significa Kanjin, cosa importantissima, importantissima, non so scrivere importantissimo, importantissimo. Oh, poi pure i Gaido che non, vabbè. Posto dove vendono biglietti. Ok, Soreodo. Importantissima, Sore... giusto. Cioè, ci stavo guardando. Ah, con la doppia S. Ah no, giusto. Soreodo, cosa indica? A tal punto. Cosa indica questo a tal punto? Allora, uno, dimmi tu la risposta. Shigoto. Shigoto no Yasumi, mentre ero in vacanza, ho preso le vacanze, totte made, per andare a Singapore. Singapore, ni guru odo. Ok, poi due. Tomodachi, che sono gli amicici. Wakonai, i miei amici non vengono. Nonostante i miei amici non vengono, Itori Kiri da solo. Itori Kiri, Singapore. Itori Kiri de, Singapore. Singapore, ni kuru hodo. Sono andato a Singapore anche se da solo, anche se i miei amici non vengono. 3. Taicho. Taicho Gawarui sta male. Nonostante stia male, Cicchetto o Kai ni iku odo. 4. Cicchetto ga kainai Kamoshirenai. Nonostante non fossi sicuro che avrei potuto comprare il biglietto, sono andato a Singapore. Singapore ni kuru odo. Qual è quella giusta? Allora, te lo rileggo. Ho preso vacanza per andare a Singapore. Cioè, allora, voglio così a tal punto bene a questa cantante da prendere le vacanze, dal lavoro e andare a Singapore. Da andare da sola a Singapore senza i miei amici, da comprare il biglietto anche se sono ammalato, da andare a Singapore anche se non sapevo se avrei potuto comprare il biglietto. Per te qual è quella giusta? Io l'ho sbagliata. 2. Io avevo risposto alla 3. E non la so qual è la risposta. Allora, la risposta da come ce l'aveva? No, io avevo risposto alla 3, ti dico la verità, perché di... Allora, lui dice quello che c'è prima, ok, quello che dice prima è la risposta, e quello che diceva prima è che lui stava male. Okay. Però a quanto pare tutto quello che c'è scritto prima, è inteso solo la frase prima, Moshi kainakatara watashi dosuru tsumori datta daro, quindi è solo questo pezzo. E quindi la risposta, che per me è sbagliata, però ho capito che si fa così, è la 4. Ok, adesso guardiamo. Però per me, io la prima volta che l'ho fatto ho risposto 3. Perché tutto quello che dice prima, lui dice che va... Mako. Muschio. Mako, sono in live, saluta Eve, saluta.
non so se l'hai sentita. E niente, stavamo facendo gli esercizi insieme. Marco. Sì, sì, è Marco. Cioè, sto facendo quei cose lì. Mm. Ascolto. Ma nasce. E non posso, sto facendo live Ciuda. Ah, ok, devo mandare a commercialista. È quello. Ok, sì, va capito. Sì, sì, ma ok, bye bye. Cioè, invece di aiutarmi mi dice gambattene, vabbè, ciao. No, è che è roba da mandare al commercialista per il 7:30. Sì. Allora, lui dice, io ho preso le vacanze e sono andato a Singapore, ok? Nello stesso momento a Singapore c'era un concerto di sta cantante. I miei amici che sono fan come me non sono venuti, ma sono andato da solo, ok? A Singapore faceva caldo, c'erano 35 gradi, più 15 gradi in più del Giappone, mi sono ammalato. Volevo dormire in albergo, ma... visto che era una cosa molto importante per me comprare il biglietto, sono andato in mezzo al caldo a cercare il biglietto praticamente. Sono riuscito a comprare il biglietto, ma se non fossi stato in grado di farlo, cosa avrei fatto? Se ci penso adesso, non so cosa avrei, cioè non saprei cosa avrei fatto adesso. Ma in quel momento gli volevo bene così tanto a quella cantante a tal punto. Okay. Adesso vediamo, magari ho sbagliato anche io la 4. Io però la prima volta ho risposto 3. Sono sicuro perché ho detto, ma che cazzo stanno scrivendo? Renshu, c'è scritto qua, non si vede. Ok, 4, ok. Dice, bisogna scegliere il contenuto. Lo scrivo. Quindi scegli, è andato anche se non era sicuro di riuscire a prenderlo. Sì, scegli il contenuto prima della domanda. Okay. Il contenuto prima della domanda, cioè prima della domanda è questo qua. Sono contento che ho comprato il biglietto, ma se non l'avessi comprato cosa avrei fatto? Ok. E quindi è questo qua. Sì. Contenuto prima è questo. Però non so se segnarlo, perché poi se devo ripassare boh. Se lo ripasso ho le risposte davanti a me perché me le sono segnate. Però se qualcuno lo vuole studiare, vabbè. Scegli il contenuto prima della domanda, ok? Quindi la 4 è la giusta. E io giuro l'ho sbagliata, ti posso assicurare che l'ho sbagliata. Non mi vergogno, infatti sto rifacendo sta cosa perché avevo sbagliato tutto, ho detto buh. Allora, Renshu 2, facciamo questo e poi ci si salutazza. Renshu 2. Tanto poi continuo domani però. Anche perché questi giorni, anche se non ero in live, ho sempre continuato a studiare, però. Totsu Zen, ma più che altro perché facevo cose che abbiamo già fatto. Ricorderai. Ma questo, hai capito? Questo me lo ricordo, ma se è un altro tipo di... cioè, non è che c'è solo questo pattern, hai capito? Ce ne sono vari tipi. In questo caso è quello. Bisogna vedere come sono fatte. Comunque, cioè, tipo io qua avrei risposto avrei risposto la 2 anch'io. Sapendo che la 3 era sbagliata avrei risposto questa, ma poi ho visto che prima diceva all'inizio di questa lezione, dice devi scegliere, leggendo in sequenza si capisce da cosa accade subito prima e quindi devi scegliere quello. Pattern risposta subito prima, che è questa cosa corresore, che è quello che sta spiegando in questa lezione qua. Allora Renshu 2, vediamo Sorewa, però questo già inizia con Sorewa,
che è quella la domanda. Totsu Zen Hajimata, iniziato all'improvviso. Non mi ricordo, Totsu Zen, come si scrive Totsu Zen? Così, no? Totsu Zen, così. Totsu Zen Hajimata, iniziato all'improvviso. È iniziato all'improvviso e questa è la domanda. Quello è iniziato all'improvviso. Cosa? Ti dice prima non c'è niente. Come faccio? Vabbè, Ashika. Ah, questa è una delle parole. Ashika è una malattia. Virus Nyorubyoki Nyoritotsu. Konetsu Gadete. Vabbè, praticamente è un virus, è una malattia che ti escono, è tipo la, come si chiama, la varicella. Ashika si chiama. Poi vabbè, questa è una delle parole. Ashika o Agica? No, Ashika. Però non esce. What? Esiste ma non esce. E questa. Ashika Mitai, come la varicella, ni Totsuzen, all'improvviso, Totsuzen, Totsuzen, Datta. È stato come se avessi avuto la varicella e è uscita all'improvviso. Questo è da segnare perché sono delle parole che non si sa, infatti non lo so. Zutsu Mitai, ti far male la testa, dovrebbe essere Zutsu. Zutsu Mitai, Zutsu. Che però non mi ricordo mai se con la Z o senza, senza, ok. Zutsumitai ni ageshi, doloroso, ageshi, ageshi kunattari, di colpo male la testa, punto. Soshite e poi soshite, manse è quello che abbiamo fatto prima, no? Che è la situazione che continua per lungo tempo. Yokunai Jogena Gakunatsuzu Kokoto, questo qua l'abbiamo fatto prima, che poi è il kanji di manga. No, è simile, ah, è diverso da parte davanti. È quello che abbiamo fatto prima, da qualche parte qua su, manse. Okay. Situazione, lo segniamo perché è una delle parole strane che potreste trovare, una situazione brutta che continua per un po'. Manse no, questa è un'altra parola, Tonio Bio, questo non lo so, Tonio Bio, malattia, Tonio Bio, Tonio Bio Mitai, parliamo tutte le malattie, Mitai ni Zutto, però è un Zutto diverso, Zutto Tsuzuita, è continuato Zutto Tsuzuita. Adesso togliamo un po' di rosso che non si capisce niente. Ok, poi queste parole le controlliamo prima. Allora, sonna funi ste in quel modo. Sonna funi ste. Che strano, scrive tutto in hiragana, mi dà un fastidio. Junanasai. Giù Nanasai a 17 anni, no Watashi, io a 17 anni, wa Itogirai, che io adesso invece, Itogirai Ninatte Shimatta no Datta, sono diventato, cioè non gli piacciono le persone, in quel modo, beh qua lo tolgo se no non ci sto, ha iniziato a odiare le persone. Io le odio da sempre, vedete. Allora, gain wa totemo ayafuya de, non so il motivo, gain è motivo, gain, però non si scrive così, gain, ok. Non è perché? Gain, non esce? È così? Non mi esce? Oh mio Dio, non so più scrivere gain. No, ma è giusto. No, sono stronzo. Gain in. Ok. È gain in. Non è gain in. È gain in. Che è il motivo. Wa totemo. Perché io lo pronuncio strano, quindi Ayafuya è confuso. Ayafuya.
Ayafuya de, non so per quale motivo, Aruyona, Aruyona è tipo quel tipo, Aruyona, Nayona. Aruyona Nayona è ce l'ho o non ce l'ho? Sore Sura Mo Wakaranakata, non capivo neanche quello. Sore Sura Mo Wakaranakata. Wakaranakata, non capivo neanche quello. Cioè non capisce il motivo praticamente. Shikashi. Shikashi che è un altro ma. Shikashi, so, no, Shikashi, dove cacchio sono finito? Shikashi sono Toki in quel momento, sempre senza kanji per confonderti la vita. Sono Toki, wa gen in, motivo, nande dodemoi. Dodemoi yokatta, che dodemoi è la stessa cosa. Allora, praticamente dice, in quel modo, vabbè, in 17 anni ho iniziato a aiutare le persone, il motivo è sconosciuto, c'era o non c'era, anche quello non lo so, nonostante questo non mi importava di sapere il motivo, cioè è diventato così ma non sapeva il perché, cioè e non mi interessava neanche saperlo. Poi, Soremade, fino allora, Soremade, fino allora. Mainichi tutti i giorni, penso a te. Mainichi Tanoshikatta, mi sono ero felice tutti i giorni. Tanoshikatta Hibi, i giorni continuavano. Ma, ga, ma il ga prima della virgola. Kyuni all'improvviso, all'improvviso. Questo è, oh mio Dio, Airo dovrebbe essere, Airo, sì. Airo Megane. Airo Megane no Muko, che significa avere gli occhiali grigi. Questo qua ha un significato. Questo qua non lo sapevo, ma lo spiega dopo. Airo Megane non, è che, non significa che ha gli occhiali grigi, che inizia a vedere le persone male. Mukogawa Ninatta. Mukogawa Ninatta. Natte Shimai, dovrebbe spiegarlo dopo, comunque è un modo di dire questo, cioè non significa che hai gli occhiali di colore grigio. Dai Suki, Datta, Tomodachi, Gatto, Tsuzenna, Ningen, Totsuzen, Kiraina, Ningen, cioè gli amici che volevo tanto bene all'improvviso sono diventate persone che odiavo. Dai Sukina, Dai Sukina. Tomodachi, ga, totsuzen, totsuzen, giraina, però, perché non ha, no, Yana, infatti mancava la I, Yana, Ningen è gente, persone, ni, miete, chi te, ho iniziato a vedere le persone come persone, cioè gli amici come persone che odiavo. Watashi wa, anche questa l'avevo sbagliata. Watashi wa, questa non lo so. Ozen, no, come cazzo è scritto? Sono cieco. Oh mio Dio, ah, è Bozen. Bozen, non vedo più Nigori. Uno che studia giapponese che non vede più Nigori. Bozen, questo qua dovrebbe essere, sì. Bozen to komatte ita. Bozen è quando... Non che è la testa fra le nuvole. Non è che è la testa fra le nuvole, che... come faccio a descrivere questa cosa? Che è come se è la testa fra le nuvole, sei debole è la testa fra le nuvole, anche questa comunque dopo ce lo spiega Bozen. Lo segno, anche questo Airo Megane poi lo segniamo, anche se qua non c'è scritto, però sicuramente dopo lo metterà, spero. Se no lo cerchiamo adesso, no vabbè lo cerco dopo.
se non finisco più. Imamadek, Onagi Ioni, fino adesso Imamadek, fino ad ora Onagi Ioni allo stesso modo, Onagi Ioni, Omoshirokata, che era interessante, TV, TV no Anashi, qua c'è scritto TV però, i discorsi della televisione, Anashi, Ya Tabemono, centrale, Tabemono, no Anashi, Ya, te lo ricordi? Tsukina, Suta. Vedi che comunque quello che esatto sta no Anashi, Anashi ga tamaranaku tsumaranai, okay. Fino adesso i programmi televisivi interessanti, il discorso di televisione divertenti, cibi, discorsi di cibi e discorsi delle star che mi piacevano sono iniziati a diventare noiosi, che non mi interessavano più. Minna, Itai, Nani, O, Kangaeter, Uno, Daro. Pensavo a tutti che cosa pensano. Minna, Itai. Nanio, Kangaete Iru, bello scritto così, Kangaete Iru, cosa stanno pensando? No Darò, cosa penseranno? Punto, Sorekara, dopodiché Sorekara, Tomodachi, questo qua era Nenhon, Conchio, non me lo ricordo più, Nen, questo qua lo sbaglio sempre, Tomodachi, no, questo dovrebbe essere, vabbè, Baro, dovrebbe essere Nehon o Conchio, una roba del genere, no, infatti non me lo, Nehon, no, è Neon, esce, Neon e poi lo cerco comunque, Ga, Marude, Marude, Mie, Mienaku, Natte, che cazzo ho scritto? Tomodachi, cos'è che ho scritto? Manco un pezzo. Marude, che cacchio ho scritto? Mienaku, ok, così, no, però ho scritto un'altra roba. Aia, mi brucia l'occhio. Questo qua lo cerco un secondo più che altro per capire il significato. Non esce neanche. Neon è Kabuki, che cazzo è sta roba? Mi dice Kabuki, vabbè, poi vediamo dopo se ce lo spiega. Non vede l'immagine delle persone, Neon è l'aspetto, cioè non vede la faccia, cioè non capisce la faccia delle persone, cioè vede come se fosse la faccia confusa, cioè non vede la faccia. È una malattia mentale questa qua. Minna ga Yana Koto Omoteru Yoni Kanjita. Minna Yana Koto. Minna ga Yana Koto o Omote. Questo come faceva Marco quando era arrivata in Italia. Omoteru Yoni Kanjita. E ho iniziato a pensare. Cioè, ho iniziato e sentivo come se pensavo che tutti gli altri pensavano male.
Quando gli altri pensano male di te anche se non è vero, che faceva sempre Marco. Cioè Marco quando parlava con gli italiani che non capiva pensava che la prendevano in giro tutti anche se non è vero. Watashi wa sukoshi otonashiku natta, io sono, mi sono tranquillizzato, cioè watashi wa otonashiku è diventato silenzioso, qua sarebbe otonashiku, sarebbe vaccina sull'orlo delle calmo, calmo ma invece è silenzioso, otonashiku natta. Soremade, fino allora, soremade, prima, fino ad era facevo lo scemo, baka mitai. Facevo lo stupido, baka mitai, ashai deita, che faceva il bordello, asha. Lezione per Parletti. Deita, ga, uè, sei tu? Sì, ciao. No, per me, la sto facendo perché non capisco niente. Shai deita ga, kyuni, perché non capisco. Mukuchi, come si dice? Si scrive così ma non si dice Muguchi si dice, adesso lo cerco. Ninata, significa che è diventato uno che non parlava più. Lui che prima faceva sempre lo scemo, è diventato all'improvviso uno che non parlava più. Uè Massi, come la va? Muguchi Ninata. Sì, Mukuchi, gli ho detto Mukuchi, ma è Mukuchi. Ok, volevo vedere. Allora, abbiamo le parole sono Ashika. Hai ripreso tipo lo studio in live? Sì, perché queste cose tanto non le ho fatte. Ciao. Queste qua sono le cose che vi dicevo che sbaglio sempre. Infatti l'ho fatto prima uno con Yves e abbiamo sbagliato tutte e due. Per fargli capire perché sbaglio. Tutto non bene, ho portato Kuma a passeggio. Amore. Tipo varicella. Poi, Manse l'abbiamo già fatto. Devo fare Tonio Bio. Tonio. Bene, sono contento. Tonio Bio. Tonio Bio. Che significa? È una malattia del sangue? Malattia del sangue. No, bio è malattia, però dovrebbe essere tipo una malattia del sangue. Aspetta. Vado un pochino in live, me la riguarderò resto. È quello che ti manca, okay, il diabete. Diabete. Diabete, poi abbiamo Bosen. Anemia. Ah, ok. Bosen, sì, tipo quella roba lì. Bosen è quello lì che, come cacchio si chiama? Cicara, non hai le forze, non hai forze. Hai la testa fra le nuvole. Hai testa fra le nuvole. C'è scritto così, Io vi sto semplicemente scrivendo in italiano quello che mi ha scritto nel libro. Ashaide, che è quell'ultima parte. Ashaide. È bello perché ti spiega comunque dei modi di dire che non ci sono nel libro normale. Ashaide, Choshini, notte. Choshini, notte. Sawaide. Che fa sempre casino. Quindi è la malattia. Ok, sì, che è una malattia, sì. Bio è malattia, questo qua, anche questa sopra malattia. Allora, adesso vediamo, vediamo se cosa rispondete voi. Io questa l'ho sbagliata. Uno. Sore wa... Allora, sore, io l'ho sbagliata. Vi rileggo la frase così mi... Esatto. Io ce l'ho. Sì, è la mia malattia. Questo qua odia le persone, anch'io odio le persone. Allora, la risposta è uno. Ashika, che è la malattia quella lì, la varicella. Ashika, varicella. 2, a mal di testa. 2, zuzu, che è mal di testa. 3, tonio bio, che è il diabete.
e poi 4 i Togirai. Sì, credo sia L-anemia. Ok. Qua dice diabete. Boh, vabbè, comunque va bene così. Che ti mancano i globuli rossi. Allora, vi rileggo velocemente. Allora, questo Sore è il primo. Sore Watto Tsuzen Hajimata. Questo Sore per cosa sta? Quello è iniziato all'improvviso. Sembra varicella, è iniziato all'improvviso come la varicella. Mi faceva male come il mal di testa. Dopodiché è continuato come se fosse il diabete per lungo tempo. In quel modo, io che avevo 17 anni ho iniziato a odiare la gente. Non so se il motivo quale sia, penso che la risposta è qua, perché questa è un'altra roba. Ok, quindi che cosa rispondiamo? Varicella, mal di testa, diabete o odio la gente? Beh, io ho messo odio la gente qua. Ok. La gente. Ok, poi il problema è, questa è dopo l'ho sbagliata? O no? Boh, non mi ricordo più, comunque una l'avevo sbagliata. Sore wa, sore, per cosa sta? Lo copio. Indica. Cosa? Sempre più corto perché non ci voglio scrivere. E questo sore è l'altro che ho segnato, che è questo. Allora, gain wa, totemo, aya fuya de. Il motivo era molto confuso. C'era o non c'era, aru yona, na yona, c'era o non c'era. Sore wa sura mo wa karanakata, non sapevo neanche quello. Shikashi sono toki wa gain wa nande do de mo yokata. Ma in quel momento non mi interessava quale fosse il motivo. Sore made mainichi tanoshikata hibiga, e fino allora i giorni che erano felici, all'improvviso, questo qua lo dobbiamo cercare, aizara iro no megane, che ha iniziato a guardare le persone male. Dovrebbe essere. Aizira non esce neanche. Bene. Questo è un modo di dire, perché non significa che aveva gli occhiali grigi. È un modo di dire, però non c'è. Boh, forse lo spiega nelle risposte, però lo guardiamo dopo, te lo segno. Cioè non significa che ha gli occhiali grigi. Ha iniziato all'improvviso, sono passato a guardare male la gente. I miei amici a cui volevo bene, all'improvviso ho iniziato a odiarli. Bosen, che cacchio era, ed ero senza forze, ho iniziato ad avere l'aria, cioè iniziavo ad avere la testa fra le nuvole. Fino ad allora i programmi televisivi che mi piacevano, cioè i discorsi dei programmi televisivi che mi piacevano, i discorsi del mangiare e i discorsi delle star che mi piacevano, hanno iniziato ad annoiarmi o non piacermi più. Tutti cosa penseranno di me? E da allora Sorekara Tomodachi no Nehonga Marude e Mienakunatta. Ho iniziato a non vedere più la faccia delle persone, cioè a non capire più l'aspetto delle persone. Minna ga yanakoto moteru yoni kanjitao. Pensavo che tutti mi odiassero, mi parlavano male di me. Mi sono tranquillizzato, mi sono calmato, mi sono ammutolito praticamente. Fino ad allora correvo in giro a fare il cretino, e all'improvviso sono diventato uno che non parlava più. Ok, quindi questo sore che cosa indica? Io questa l'ho sbagliata. Ito 1, Ito girai. Forse la sbaglio anche adesso, perché non mi ricordo la risposta. Ito girai ninatta gen in. Motivo per cui ho iniziato a odiare la gente. 2. Ito girai no gain. Gen in ga aru kadoka, che significa se c'è o meno il motivo per cui odio le persone. Ok, voglio sapere da voi la risposta, perché io l'ho sbagliata. Tomodachi cioè, nel senso, aiutatemi a capire perché sbaglio. Ga nani o
Kanga e te Ruka, Kanga e te Ruka. Che cosa pensano i miei amici? 4. Omo Shirokatta. Shirokatta. Omo Shirokatta. Terebi. Terebi. No, Anashi. Vabbè, una è sbagliata di sicuro, che è questa. Ok. I discorsi divertenti della televisione. Ok. Boh, io metterei uno. Voi cosa mettereste? Credo la 1 o la 2. Ti è scappato. De Curo, dimmi tu cosa te l'ho detto in italiano. Aiutaci anche tu. Non fare l'ossuto ronzo. E cosa pensano gli amici? Lo dice, però, boh. Perché lo dice qua. Min naitai nani o kangai teru no darò. Tutti che cosa penseranno? Però il sore è qua in alto. E qua del sore, se guardiamo la parte prima, che dovrebbe essere la parte importante, dice il significato era confuso, c'era o non c'era, non capivo manco quello. Però poi dice anche non mi interessa sapere il motivo. Però in teoria dovrebbe essere il motivo per cui era malato. MMH. In teoria, io ve lo sto dicendo in teoria perché non lo so, adesso guardiamo la risposta e lo scopriamo insieme, perché non è qua, è qua, è dietro il libro. Allora, la prima è i Togirai. Ok, da quando è iniziato Setsume, la parola che spiega il motivo, cioè il motivo di Sore, che è i Togirai. Ok, qua è giusto, non ci sono problemi. Tamaranaco, vabbè, non posso farci nulla se... Kamande Tamara dice allora. Ah no, abbiamo sbagliato, cioè ho sbagliato. È la 2. Vedi che l'ho sbagliata di nuovo, è la 2 la risposta. Vedi? Per me era la 1. Perché lui dice il motivo per cui si è ammalato. Vedi, la sbaglio lo stesso. La sbaglierò ancora. Vediamo di nuovo. Itogirai. Vedi, lui dice se il motivo c'è o no, però non mi interessa saperlo. Però lui dice Itogirai Puoi Gengaru riprendere la Kadoka. frase prima? Eh sì, però lui dopo dice che non gliene frega niente. In quel momento del motivo non mi interessava nulla. Cioè, questo qua che a me mi confonde. Però leggiamo. Leggo quello che c'è scritto. Prima lui dice, quello Sì, è un importante po' confuso. quello è comunque la risposta giusta, cioè mi insegna anche lui, la cosa che dice prima è questa. Se c'era il motivo o meno, non lo so. Ok. Lui dice, visto che c'è quello, non è la risposta 1. Cioè, visto che c'è scritto così, non è la risposta 1. Cioè, mi dice solo così. Chokusenni prima, Gein totemo aya fuya de aruyona wa na yona to aruno de, non è la 1. Però non me l'hai spiegato. E poi mi dice Tamaranaku, non posso farci nulla. Comunque, quello lo sapevo. Niente, comunque l'ho sbagliata come l'ho sbagliata l'altra volta, me la segno in grassetto perché l'ho sbagliata. Per ricordarmi che la sbaglio. Però io ho risposto anche l'altra volta a questa. Però vedete, cioè, boh. Però lui te lo dice anche che la risposta, cioè che avresti sbagliato dicendola 1. Però scusa, lui lo dice proprio. E però lo dice dopo. Lui dice che se quando c'è sore e core, devi leggere la frase prima, non dopo. Quindi questo qua è messo apposta per farti sbagliare. Perché tu devi leggere prima e non dopo. La risposta è sempre prima e non dopo. Perché l'ha detto all'inizio. Però io dall'inizio risposta subito prima. Però andando avanti col discorso io leggo dopo perché sono Perché stronzo. viene da pensare al senso in generale della Eh sì, risposta, perché io invece penso al... lui Esatto, vuole sapere solo il pezzo prima. io penso al senso generale della frase. Proprio quello è il discorso. È proprio lì che sbaglio. Vabbè. Aiuto.
È proprio quello lì il mio problema. È per quello che ci si confonde. È per quello che sbaglio. Comunque, vabbè, abbiamo finito l'unità 1. Tanto sono 10 unità. Le altre, vabbè, la domani faccio le altre unità. Così penso a perché sbaglio. Vedi che il discorso che vi facevo l'altro giorno. Sbaglio, ma non capisco perché. Cioè, per me è giusta. Cioè, nel senso, se me la metti davanti di nuovo, io la sbaglio di nuovo. Perché per me è giusta. Perché il senso del discorso è quello lì. Però lui dice no, c'è scritto sore, quindi devi leggere solo prima, anche se dopo dice un'altra roba. A me, cioè, mi confonde questa cosa qua. Perché non è il senso, cioè per me non è logico. Però per il libro sì. Invece qua è quello subito dopo, perché parla di questa cosa qua, quindi devi dire di che cosa sta parlando, è un'altra roba. Comunque abbiamo sbagliato questa roba qua. Come al solito. E non è che dici, vabbè, sbagli perché non capisci il senso del discorso. Il senso del discorso lo capisco, ma sbaglio lo stesso. Motivo per cui sto rifacendo sta roba. Che l'ho già fatta leggendolo. Esatto. Però adesso lo voglio fare, lo scrivo in modo tale per capire se magari non ho capito io qualcosa. Ma quanto vedo, ho capito il discorso, però lo sbaglio lo stesso. Vabbè. Ok, quindi continuiamo da qua domani. A che ora non lo so, appena mi alzo. E niente, grazie a tutti, grazie a Yves per la compagnia, grazie a Massi, a De Curo Torixta e poi anche ai due ragazzi che sono passati prima a fare un po' di simpatia, allegria. E grazie per il follow. Ci vediamo domani. Bye bye. Buona giornata. Anche a voi. Tu 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 tu. Faccio anche il jingle. Adesso smonto il PC. Bye bye.